auguri a Pierino Prati. Purtroppo anche lui è successo quello che sta succedendo ultimamente. Noi dobbiamo pensare ai nostri giocatori, e compreso anche l'ultimo. Però Pierino è stato uno dei giocatori migliori che avevamo avuto, che abbiamo avuto, con l'abbinamento di Rivera. Era una cosa come telefonica, ci passavano i palloni e arrivavano sulla testa di Pierino, e Pierino faceva gol. Mi dispiace, e vorrei salutare anche il figlio. Tanti auguri alla famiglia. It's all there, that savoir-faire, plus a touch of class. He walks in and grins that grin, and they all fall en masse. Got to be the total he, plus a touch of class. Adore her cool, plus that touch of class. Want to toast the maxi most, simply raise your glass. I'm involved, cause he's resolved to hit and run and pass. So he fought till he got caught by a touch of class. So he thought till by a touch of, just a touch too much of, just a touch of class. Cari amici telespettatori, un cordiale saluto da Bruno Pizzolo. Questa sera non c'è la Domenica Sportiva Graffiti per tanti buoni motivi, ma il motivo principale è unico. Questa sera è il compleanno di Pierino Prati, era nato il 13 dicembre del 1946. A Pierino Prati dunque abbiamo deciso di regalare questo filmato, un filmato che racchiude parecchie persone, compagni di squadra di Pierino Prati, giornalisti, e in fondo avremo anche Pierino Prati stesso che ringrazierà, ovviamente l'avatar, come me, un avatar creato da Roberto Valentino, la voce che sentite è fatta da lui. E Cristiano Prati l'altro giorno mi ha chiesto: Valentino, avrei piacere se tu facessi anche l'avatar di mio papà e lo facessi parlare, perché per me mio padre è sempre qui. Per me è stata una richiesta meravigliosa, è la prima volta che sono felicissimo ad una richiesta di un'imitazione, e quindi a fine puntata ci sarà il ringraziamento finale di Pierino Prati, una piccola intervista e il suo ringraziamento, ma una chicca finale ancora più bella. E non vi dico nulla per non rovinarvi la sorpresa, ma sarà qualcosa da pelle d'oca. Bene, in questo filmato ci sono parecchi ospiti e io vorrei cominciare da un ex giocatore del Milan che non ha giocato con Pierino Prati, ma che ha condiviso molti momenti con Pierino Prati allenatore. È stato un giocatore anche lui, ha fatto parte della Dream Team di Arrigo Sacchi, il Milan degli Invincibili. Lui è Filippo Galli. Sentiamo cosa ci ha detto di Pierino Prati, Filippo Galli. Allora, tra i tanti auguri riceviamo con piacere anche quello di Filippo Galli, che con Pierino Prati ha condiviso il campo, ma da allenatori, giusto? Sì, con Pierino abbiamo lavorato insieme, io come responsabile del settore giovanile e lui come uno dei nostri tecnici di riferimento, per cui Pierino è stato un grande campione per tutti noi rossoneri e non solo, ma è stato soprattutto una persona straordinaria che con
con i ragazzi, con i bambini, aveva davvero una capacità di entrare in empatia unica. Qui lo ricordo con piacere oggi nel giorno del suo compleanno, non è più con noi, però di fatto è sempre con noi Pierino, quindi davvero ovunque tu sia Pierino, tanti auguri davvero di cuore e un abbraccio, so che è un abbraccio solo così di sentimento, ma davvero che ti arrivi e insomma grazie di averci aiutato con la tua bontà, con la tua capacità di stare tra la gente, tu che eri un grande campione. Grazie, ciao Pierino. Grazie a te Filippo Galli del Milan degli Invincibili, e sono onorato di averti avuto. Un grande abbraccio e ti lascio la tua passeggiata. Ciao Filippo. Ciao. Ciao. Bene, e adesso proseguiamo. Prima di dare la linea definitivamente a Cristiano Prati, perché questo video sarà articolato dai ricordi di Cristiano Prati abilmente mixati con gli altri contributi che di questi ex compagni di squadra piuttosto che di giornalisti, e prima di cedere appunto la linea a Cristiano Prati sentiamo quest'altro giornalista, Andrea Saronni, e il suo pensiero su Pierino Prati. Allora, linea Andrea Saronni e poi torniamo dopo. Andrea Saronni, giornalista di TGcom24, giusto? Giusto. Allora, non poteva mancare il tuo augurio a Pierino, visto che hai fatto un bellissimo articolo su Avvenire per i suoi 70 anni, e quindi allora un tuo ricordo su Pierino Prati, il tuo augurio. Innanzitutto, ovviamente, anche se non è più con noi, gli auguri sono d'obbligo, ovviamente chi rimane nel nostro cuore è sempre vivo e quindi viene abbastanza automatico comunque pensare al suo compleanno, un anniversario di vita. Poi per quanto riguarda Pierino, che io ho avuto ovviamente occasione di conoscere e intervistare dopo il termine della sua attività agonistica, quando poi è stato allenatore, grande professore di calcio a tanti giovani, ho conosciuto innanzitutto una persona di grande semplicità, veramente una persona pulita, che rappresentava come tanti altri dei suoi tempi, tra l'altro, la faccia bella del calcio e poi la faccia bella di quel Milan di cui ha fatto parte, di cui è stato davvero insieme a Rivera, anche se chiaramente Rivera è stato il grande leader tecnico e non solo di quella squadra, ma insomma Pierino è l'uomo che poi ha trasformato in gol, in vittorie e, lo sappiamo bene, in coppe tutto il grande lavoro e il grande talento messo in campo da Rivera. E in sti giorni stiamo giustamente celebrando Paolo Rossi e mi viene da pensare, proprio per la corrispondenza dell'anniversario della nascita di Pierino e purtroppo della recentissima scomparsa di Paolo Rossi, che lui è stato veramente un Paolo Rossi rossonero, anche proprio per l'impatto che aveva avuto a livello di immagine, forse il primo giocatore hit del Milan, il capello lungo, il calzettone abbassato, insomma, oltre che grande cannoniere era stato anche grande personaggio, e forse è andato via un po' troppo presto dal Milan, ma poi insomma le cose sul campo sono andate come sono andate, l'importante è che Pierino è e resta davvero un pilastro della storia rossonera. Certo, un Pablito ante littera, ma mi sembra che sia azzeccato, sì, come paragone. Beh, insomma, che dirti, sei stato carinissimo, hai detto poche cose, ma tutte con la punteggiatura perfetta, oserei dire, usando un termine grammaticale. Bene, allora io spero di averti per le prossime puntate, noi parliamo spesso, facciamo spesso queste cose, quindi insomma, benvenuto a bordo, caro Andrea, ok? Che squadra tieni? Che squadra tieni? No, infatti ho usato inconsciamente la prima persona plurale, ovvero le nostre vittorie, e quindi insomma è chiaro che proprio parlando di Pierino Prati la squadra è abbastanza chiara. Ok, perfetto. Allora, forza rossoneri, forza Pierino Prati, auguri Pierino e buon lavoro a te, perché so che sei all'opera anche oggi, ok? Grazie, a presto. Ciao, un abbraccio, grazie. Ciao.
Bene, ben ricordo anche quello di Andrea Saronni e a questo punto io lancerei la puntata con il collegamento con Cristiano Prati, figlio di Pierino Prati. Potrete notare una somiglianza impressionante sia nel viso che nella voce. E dopodiché torneremo noi con un pensiero a Pierino Prati. Bene, allora eccoci qua con questa video intervista molto particolare con Cristiano Prati. Cioè, se tu non avessi la barba, sarei convinto di avere di fronte Pierino Prati, eh? Sei proprio E anche i uguale. figli sono un po' diversi, eh. Vabbè, sei comunque uguale a papà. Senti, allora, Cristiano, abbiamo deciso di ricordare papà con un video, tra virgolette, virgolettato, allegro, perché io dico, a parte che io non credo alla morte, io personalmente ho il mio pensiero, io dico sempre, si cambia destinazione d'uso, no? È come cambiare la macchina, si va in un altro universo e si continua a fare quello che si faceva qui, con la differenza che di là c'è l'eterna giovinezza. Quindi io tuo padre, adesso me lo immagino giocare a pallone, chissà quale sfida. Con chi boh, vabbè, è un sogno tutto mio. Che cosa è significato per Cristiano avere come papà Pierino Prati? Ma tu Cioè, è. Certo. era presente nella famiglia. Cioè, noi non avevamo le babysitter che ci sono adesso, per esempio. Certo. Io credo che la babysitter l'ho avuta forse qualche o due o tre volte a Roma quando usciva la sera con mia mamma. Poi era sempre, o c'era lui o c'era mia mamma o c'erano tutti e due. Ma tu che ricordo hai? E se te lo ricordi, perché tu di che anno sei? Del 68, mi sembra. Del 70, 70. quindi ancora. Quindi presumo che i ricordi di papà calciatore sono molto sbiaditi, o sbaglio? Ma io mi ricordo bene gli anni di Savona, quando lui è tornato, io avevo, beh, poi Firenze, io Firenze avevo 8 anni, mi portava allo stadio, palleggiavo con Giovanni Galli, con Antonioni, c'era Galliolo, e beh, mi ha rovinato perché sono diventato tifoso della Fiorentina, per cui poche soddisfazioni e tanti, tanti problemi, però mi ricordo bene, poi mi ricordo Savona, quando lui è tornato a giocare in C. Mi ricordo quando a fine partita andavamo a prenderlo fuori dal Bacigalupo, un sacco di gente che lo aspettava, sempre un sacco di gente. E di papà americano che ricordo hai? Rochester. Papà americano, qualche video, e poi mi ricordo poco perché lui ha fatto credo una mezza stagione durata 2 mesi, i mesi estivi, nel 78 credo sia. Però ci chiamava dall'America, anche perché non c'erano i telefonini, per cui chiamava tutte le sere, però non avevamo modo di vederlo. Adesso ho Certo. recuperato qualche immagine, grazie a te, che ha recuperato una partita che ha fatto contro il Cosmos. Sì, esatto, sì. Bene, tu sei il più grande o o quello di mezzo? Io sono il maggiore, poi ho una sorella che ha 3 anni meno di me, e poi ce n'è una invece che ne è molto più piccolina, che ne ha 17 in meno, per Ma cui diciamo ha preso un po' di tempo prima di fare la terza. bene, allora senti, andiamo ad ascoltare il primo ospite di questa puntata dedicata a papà, che è Tato Sabadini. Allora, in questa trasmissione che si intitola Buon compleanno Pierino, oggi è il suo compleanno, ne parliamo al presente perché soprattutto quando c'è una persona che hai amato quando era tra noi è sempre presente. Se lo è per me, figuriamoci per Tato che ha condiviso giorni di vita che ti porterai nel cuore e nell'anima, presumo, Tato. Ciao. Certo, Pierino faceva sempre un sacco di scherzi, era simpatico, si vedeva sempre, era un amichevole,
milanista, era il mio sogno quello di arrivare a giocare con questi campioni, quindi figurati, è fatto proprio. Infatti, come ti avevo già detto tempo fa, il primo giorno che sono arrivato a Milanello, ero bello tutto sgargiante con gli occhiali della sole, col finestrino aperto, con la musica, entro dal cancello, c'era il terrazzo della prima ala, lui era sull'angolino in alto, io non me ne sono accorto e mi ha fatto un gavettone allucinante con me. Mi ha dato subito la benedizione, capito? Ecco. Senti, non ce lo facevo io così allegro, Pierino. Beh, allora, il ricordo più bello che ricordi con affetto, al limite dei brividi, è il ricordo meno bello legato a Pierino, che può essere sportivo o il suo periodo di inattività, ad esempio. Ma sai, il ricordo più bello, i ricordi più belli sono quelli che quando andavamo in campo lui la buttava dentro, quelli sono quei grandi ricordi di Pierino. No, poi ragazzi, era ripeto, comunque il suo massimo era fare i gavettoni, questo sì, perché quando siamo andati a giocare con il Pau di Salonicco, no, eravamo tutti sotto con i giornali dicendo, c'era questo albergo che aveva queste porte in vetro, no? Così eravamo tutti sotto lì. Beh, lui naturalmente, come al solito, dalla finestra sopra ha fatto un gavettone a noi i giornalisti. Senti, ma è vero che riusciva a guarire, ha fatto di tutto, ha fatto le renghe, faceva punture, e poi dopo l'ho avuta anch'io, e quindi di conseguenza è stata dura, insomma, per cui gli chiedevo consigli anche a lui, poi mi diceva, guardi, sto facendo di tutto, ma non lo so, sempre dolori. Ma senti un po', ma e come avete vissuto voi, e soprattutto Nereo Rocco? Come ha vissuto la cessione di Pierino Prati e com'è che Rocco può aver permesso questa cosa? Perché lui era molto regato, Pierino, sbaglio? Beh, certo che era molto regato. Il fatto forse che, secondo me, la pubalgia ha influito tantissimo, capito? Perché mi ricordo che nel 73, appunto, lui ha fatto qualcosa come solo 8 partite. Se avesse giocato, diciamo, almeno 20 partite, ma quel campionato lo stravincevamo, ma abbiamo fatto 65 gol per pagare, figurati se c'era anche lui in conto quanti ne facevamo. Sì. Facevamo proprio il record dei record. Guarda, ho davanti il suo score, lui gioca 17 partite e segna solo 6 gol, perché probabilmente quelle 17 partite le ha giocate da malato, presumo, eh? Sì, ma poi non lo so se erano impegnate le partite, capito? Sì, infatti. Perché aveva questi dolori. Perché lui inizia fortissimo la stagione 72-73, poi dopo 7-8 partite cominciano i guai, o sbaglio? Sì, ha cominciato ad avere questi dolori che non riusciva a camminare, ma io che l'ho avuta, figurati, ne so qualcosa. Comunque era un grande, teneva su, anzi è stato anche promotore della mia baruffa con Rocco. Vogliamo ricordarla? Sì, perché facevamo sempre il torello prima delle partite, prima degli allenamenti. Ecco, spieghiamo, scusa, ti interrompo un attimo, spieghiamo per chi non è chi non conosce. Il torello è 1,5 e intorno a lui a cerchio gli altri giocatori. Lui in mezzo, e poi c'è nel cerchio della metà campo, tutti stanno ai bordi e si passano la palla e altri due devono cercare di prenderla, insomma, no? E quindi c'era una regola che chi andava dentro più volte, quando finiva, in poche parole, doveva pagare una bottiglia di champagne. E lui si divertiva, dato che tecnicamente
comprarti le palle con un giro, a tirartene male apposta per farti andare dentro. Allora mi sono incavolato e gli ho detto, mo adesso finiscila, no Pierino? E lui rideva. Allora a un certo punto mi sono stufato e ho detto, vabbè, io non gioco, vado a fare l'allenamento da solo. E Rocco si è incazzato e mi ha detto, no, tu devi stare lì a giocare. Ma signor Rocco, ma scusi, ma prendi un attimino anche Pierino, no? Che non lo vede che sta facendo apposta, no? Tu devi fare quello che dico io, se no, poi mi ha detto ebete, così insomma, ma ho preso un po', e allora anche mi sono arrabbiato e lo volevo picchiare, caro. mi ha tenuto Rosato, Rivera e Snellinger, mi hanno tenuto. Mi ha detto mi deve rispettare, insomma, come io rispetto lei. Poi Rocco si è arrabbiato e ha detto, via, andiamo a allenarmi. Poi dopo un po' è venuto tre soldi a chiamarmi e ha detto, guarda che ti vuole il Paron e gli spogliatoi. Sono andato negli spogliatoi e io pensavo, sai, che andassi a casa, insomma, così. E invece con le mani sui fianchi, le solite pretelle che aveva, Pezzoloni, mi ha detto, guarda, da adesso in avanti tu andrai in nazionale, mi ha detto. L'ha fatto apposta perché erano i primi mesi, cioè in poche parole non riuscivo a esprimermi al massimo. Per testare il tuo carattere, per testare il carattere. Praticamente mi stuzzicava per farmi reagire proprio, no? E quindi da lì ho capito, insomma, le teorie del Paron, in poche parole, capito? Che era come un papà che ti poteva sgridare, però voleva il bene tuo. Senti, e cosa ha significato per te? Tu, giovane di 20 anni, vai a finire nella squadra ai tempi più forte del mondo, possiamo dirlo, no? Un anno prima, due anni prima, aveva vinto la Coppa del Mondo, Coppa dei Campioni, era un Milan che aveva vinto tutto nel giro di due anni, no? Tu vai a giocare nella squadra di Rocco, Prati e Rivera. Che cosa ha significato per un ragazzo di 20 anni che arriva dal Friuli con il fagottino sul bastoncino come si disegnava una volta, no? E il ragazzino, questa di la verità era la Sampdoria, sì. Perché... sì diciamo, vai alla Sampdoria, però diciamo ti eri avvicinato al calcio professionistico così, con le scarpe, con i pantaloncini corti, ti affacci al mondo adulto, no? Che significato aveva per te arrivare in quel Milan con quella gente? Io mi ricordo che all'oratorio, quando avevo 13 anni, più o meno così, sì, 13 anni, facevano delle trasmissioni in televisione, dato che c'era la televisione all'oratorio, io a casa non ce l'avevo ancora, mi sembra. E quindi guardavamo una trasmissione dove c'era Rivera, Salvatore, erano 4-5 campioni che insegnavano a giocare a calcio. Me la ricordo. Facevano vedere gli stop, facevano vedere tutte queste cose, no? E quindi io già, essendo milanista, avevo Rivera, Salvatore, e poi era un altro che ha giocato nel Milan, anche Salvatore. E quindi vedevo questi miei campioni, no? Da imitare, insomma. Quindi il mio sogno è sempre stato quello. Poi avevo la maggior parte dei miei amici erano tutti milanisti, quindi figurati, per me essere arrivato al Milan, ogni volta che indossavo quella maglia pensavo ai miei amici al paese, chissà cosa pensano, chissà cosa dicono, insomma, sapendo che andavano a vedere la squadra che giocava nel mio paese. E nell'intervallo poi c'erano tutte, alla radio dicevano i risultati, i ciotti e via dicendo, no? Poi specialmente quando magari facevo gol, immaginavo la faccia dei miei amici come gioivano a sapere che un loro compagno, insomma, ha fatto gol del Milan, essendo milanisti tutti. Certo. Quindi è stata una grandissima cosa, una grandissima emozione. Senti, poi ovviamente non è scontata la cosa, per carità, però riesci ad arrivare anche in nazionale, insomma, hai toccato tutti gli apici che si possono toccare, paradossalmente ti passa sotto il naso lo scudetto e la stella, no?
quella maledetta Fatal Verona e soprattutto quei due maledetti campionati precedenti dove qualcuno o qualcosa hanno fatto sì che quel Milan, quella gioiosa macchina da guerra, come la chiamo io, non potesse arrivare al traguardo per primo, proprio all'ultimo secondo qualcuno ha fermato quella macchina. Tu facevi parte di quel sogno, con te c'era Pierino Prati. In linea dall'altra parte abbiamo Cristiano Prati che ti ha ascoltato, ha sorriso. Ecco, concludiamo queste interviste sempre con una domanda a Cristiano Prati. Che cosa vuoi domandare, se c'è qualcosa che vuoi domandare a Cristiano Prati? Io? Sì. Fantastico, ma guarda, io ho mangiato tante volte, ho giocato anche insieme a Pierino, per me. Anche perché lui ne parlava spesso di suo figlio, eh. Ah, sì, 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 anche con me. Sì, ne parlava spesso di suo figlio, era orgoglioso di avere il suo maschietto. Lui era molto orgoglioso, ne parlava molto con me, tu non so se lo sai, Cristiano è un ottimo giocatore di golf, e quando Pierino ne parlava gli si illuminavano gli occhi, cioè, Cristiano gioca a golf, è bravo, insomma, vedevo, tastavo proprio con mano l'orgoglio di Pierino. Ma io ti ripeto, allora c'è stato un episodio che non posso raccontare perché è un po' forte, che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi di Pierino, e lì ho capito che Pierino, come dici te, era un giugiolone, perché sennò le altre cene erano all'insegna della sì, della volemose bene, abbracciamoci eccetera, però probabilmente perché magari c'erano le nostre compagne e quindi magari si stava un po' bottonati su tanti argomenti. Non è che uno per forza debba diventare volgare, però sai, se ci sono le donne non puoi raccontare delle docce negli spogliatoi con Tato Sabatini piuttosto che con Bini eccetera, no? Quindi tante cose me le ha dette quando eravamo a quattro occhi, però c'è stato quell'episodio che mi ha fatto capire, tornando a casa con le lacrime agli occhi, ho detto, ma questo qui doveva essere una sagoma quando giocava, e tu me lo stai confermando. Quindi la domanda per Cristiano è: tuo padre era così anche a casa? Confermi? Va bene. Senti, un tanto tuo pensiero ci ha appena lasciati Paolino Rossi. Ma guarda, io sono venuto a Catanzaro, però so che dovevo andare anch'io a Perugia. Quindi avrei potuto anche giocare assieme a lui. Io ti ricordo, adesso mi ricordo una frase che ha detto lui a mio figlio proprio quest'estate, perché dato che mio figlio lì a Calambrone assieme ad altre persone organizzano delle feste per un centro turistico e fa una giornata di sport, una giornata con gli attori, una giornata di polizia, insomma, organizzano queste cose. E quest'anno è andato Paolito, assieme a Marocchino. Quando hanno saputo che era mio figlio, mi hanno detto: ammazza, oh, ma tuo padre com'era veloce, era velocissimo tuo padre. Perché a me mi ha fatto un piacere enorme, insomma. Eh beh. Che gli ero rimasto impresso, anche perché io all'inizio gli ho fatto tre gol, quindi lui, essendo da quelle di mai, capito? Si vede che anche quando era ragazzo, insomma, mi seguiva, insomma, ecco. Certo, certo. È stata una botta anche per me, perché alle 7 di mattina, quando mi sono alzato, ho aperto il cellulare, così ho visto la notizia. Sinceramente sono rimasto malissimo, perché non pensavo che stesse così male, capito? Certo. Purtroppo è una grande mancanza per il calcio, perché effettivamente ci ha fatto gioire tutti quanti. Quell'anno lì dell'82, ragazzi, io ero in Tunisia in vacanza e tutti facevano tipo contro l'Italia, pensa a te, tutti facevano tipo contro l'Italia, e io ho scommesso bottiglie di champagne, così, però nessuno di quelli lì, di marocchini, mi ha pagato con lo champagne, infatti mi hanno fatto parecchio arrabbiare. Vabbè. Infatti uno l'ha preso per il polso, gli ho detto, adesso io ti potrei buttare giù dal terrazzo, gli ho detto, perché mi
esatto, no, proprio un'Italia, e noi abbiamo vinto il campionato del mondo, ragazzi, è stata una gioia immensa, grazie appunto a Paolino, a Pablito. Senti un po', concludiamo questa intervista, se adesso per magia di fronte a te comparisse Pirino, cosa gli diresti? Gli farei un gavettone, Va bene, senti Tato. Sicuramente. Ma chissà che in sogno non mi venga a trovare, perché io spesso sogno, ho fatto un sogno con Pacchetti incredibile, ti voglio dire, che mi aveva dato un messaggio anche da dire a sua figlia, e purtroppo l'ho chiamata diverse volte ma non mi ha mai risposto, e quindi questo messaggio è rimasto dentro di me e basta. Sono rimasto una mattina quando mi sono svegliato. Ma quanto tempo fa questo? Sarà un anno fa mi sono svegliato, che era arrivato, l'ho incontrato sotto casa mia con un impermeabile beige, aveva un po' la barba leggermente lunga, e mi ha detto ah ciao, ma cosa fai qui? Niente, sono venuto così a trovarti. Ho detto ma sai che tua figlia ti assomiglia un sacco, gli ho detto, perché lo sto seguendo su Facebook, e sono sì lo so, a proposito mi ha detto, digli che si ricordi di quella cosa. Ma gli ho detto cosa? Lei lo sa, mi ha detto, lei lo sa, digli così che non si dimentichi di quella cosa. Adesso non so se aveva bisogno che lei andasse a trovarlo, forse non capisco. Insomma, e poi perché anzi ha aggiunto, perché io non riesco a comunicare. Ha detto. Ho capito. Sì, mi ha detto, ma insomma, sono rimasto per diversi giorni, insomma, con questa cosa qui. Non riesco a comunicare, quindi devi dirgli questa cosa. Lei lo sa, che si ricordi di quella cosa, ma non lo so poi. Ho capito. Vabbè, la taggeremo in questo video, così se vedrà magari ti contatterà, dai. Ok? Ok. Un abbraccione, ti voglio un mondo di bene, campione. Addio, salutami Cristiano. Senz'altro, okay. Senz'altro. Resta in linea che ci salutiamo, ciao. Ciao. Bene, allora, Tato ti chiede, papà era così giuggiolone anche a casa? Punto di domanda. Ma era simpatico, ma non proprio scherzoso, spassoso, come credo sia stato nello spogliatoio. Anche perché credo che lo spogliatoio, anch'io ho giocato, c'è un ambiente tutto particolare. C'è una complicità fra compagni che a casa è difficile ricreare. Certo. Però era molto disponibile con noi. Era proprio... cioè io mi ricordo che passavamo il pomeriggio a disegnare, perché lui piaceva disegnare e colorare. Io e Luigi. Certo. Poi, vabbè, quando ha smesso giocavamo a tennis, facevamo delle partite infinite a tennis, chi vinceva. Senti, e papà che rapporto aveva con lo zio, cioè col fratello, con i genitori, i nonni, se li hai conosciuti, perché non posso saperlo questo. Il rapporto di tuo padre con il resto della famiglia, della sua famiglia, com'era? Ma lui aveva due fratelli. Quando lui poi è iniziato a diventare, quando ha iniziato a giocare a San Siro, facevano delle comitive, partivano da Cinisello, e diciamo, a capo della comitiva c'era un fratello di mio padre, per cui portava tutti gli amici di Cinisello e andavano allo stadio a vedere il loro amico, che da essere un sogno, da giocare in mezzo ai campi di Santo Eusebio, giocava a San Siro, e a quell'epoca era la festa. Cioè, sì. Quando si giocava alle 2:30 si partiva la mattina alle 10. Certo. Si mangiava allo stadio, era proprio un evento. Cosa ti raccontano gli amici di tuo padre quando si parla di lui? Gli amici, quelli che hanno l'età di tuo papà, c'è qualche racconto che ha il sopravvento sugli altri, tipo la Coppa Intercontinentale col Milan, le vittorie con la Roma, oppure si parla di tuo papà in termini di amico e basta? Ma loro,
amico, comunque quelli che mi fermano qui, quelli di Cinisello, quelli che se lo ricordano quando giocavano al Milan, se lo ricordano più come amico, come, anche perché lo vivevano a Cinisello, si vedevano anche fuori dal calcio. Mentre a Roma se lo ricordano più come giocatore, perché a Roma diciamo che pur non vincendo nulla era stato un punto di riferimento per una generazione. Negli anni 70 con lo scudetto della Lazio era stato per noi era stato quasi un lutto continuo, quando finalmente sono riusciti a sorpassarli. Per loro è stata una rinascita e loro ricordano quasi tutte le partite di papà a Roma. Certo. Cioè, quegli episodi che io sinceramente non me li ricordo. E dunque, Cristiano, tuo papà per i tifosi giallorossi è un punto di riferimento incredibile, più ancora di Roberto Pruzzo, che ha vinto uno scudetto, ha fatto una Coppa dei Campioni, una finale a Roma. Perché questo? Pur non avendo vinto nulla, purtroppo, con la Roma, perché questo punto di riferimento in tuo padre? Ma credo perché ha rappresentato il grande giocatore che arrivava dal Milan, dove aveva vinto tutto, che scendeva in una società dove voleva risalire un po' la china dopo anni un po' complicati. Poi forse anche per il suo modo di fare, perché comunque lui non era uno di grandi parole, però era molto carismatico, modo di vestirsi, capelli lunghi. Poi io mi ricordo degli episodi a Roma, lui usciva dal tunnel, andava sotto la curva sud, una ragazza gli porgeva dei tulipani giallorossi, li portava a casa, quando faceva gol, mani al cielo e corsa verso la sud. E per ragazzi di 10 anni, secondo me è il massimo. Certo. Cioè, non ti può non rimanere una cosa del genere. Assolutamente d'accordo. Senti, abbiamo il ricordo di un altro compagno di squadra di tuo papà che tu conosci benissimo, che è Giorgio Biasiolo. Siamo andati a scovarlo nella sua Vicenza. Sentiamo cosa ci dice Giorgio Biasiolo. Allora, siamo collegati con Giorgio Biasiolo, Montecchio Maggiore, 16 febbraio 1946. Questo mi dice che è un coscritto del nostro amato Pirino Prati. Ciao Giorgio. Ciao Elmino. Senti, allora, oggi è il compleanno di Pirino Prati, noi ne parliamo al presente. Certo, fa male per come sono andate le cose quest'anno, abbiamo visto andare via troppi amici. L'ultimo Paolino Rossi, e pazienza. Pirino è nel nostro cuore, tu soprattutto nel tuo, perché hai condiviso con lui 3 anni meravigliosi, giusto? Dal 70 al 73, giusto? Certo, sì, giusto. Ecco, qual è il tuo ricordo del Pirino Prati uomo, quello che porti nel cuore? Beh, io con Pirino Prati, a parte il fatto che non siamo mai andati fuori a mangiare insieme con le famiglie, però tra noi ci trovavamo spesso ai Milan Club o in camp che lui faceva adesso a Siago, Gaglio, che insomma lì. Pertanto io come ragazzo era eccezionale, per me era favoloso. Come uomo proprio. Ecco, tu sei arrivato al Milan che eri uno dei giovani più seguiti della Serie A di quella stagione lì, no? 69-70, no? Poi il Milan si è assicurato le tue prestazioni, no? Ecco, tu andavi a giocare nella squadra di Rivera e Pirino Prati. Quali erano le tue sensazioni prima di arrivare al primo giorno a Milanello? E non è riuscito a sfondare, pertanto un po' di timore l'avevo, ma non solo perché lui ha fallito, ma per il fatto di avere assieme un Rivera che avevo incontrato qualche anno prima e che non riuscivo a tenerlo, e un Pierino Prati che ci faceva sempre gol in pratica. Per me era una cosa eccezionale avere in squadra questi ragazzi, anzi loro avere me, nel senso che io ero con loro. Senti, ma non mi ricordo bene chi lo ha detto, però ho letto, o forse ho sentito perché è passato un po' di tempo, un tuo ex collega nel Milan che diceva:
Io ancora oggi devo capire se Pierino Prati era un destro o un sinistro, perché calciava bene con tutti e due i piedi. Che ricordo hai tu? No, io per me era ambidestro, però lui era forte anche di testa, poi oltretutto non era solo con i piedi, lui era forte con tutto, testa, piede, destro e sinistro era uguale. Ecco, senti, possiamo dire che se Pierino non avesse avuto quella maledetta pubalgia, il Milan forse avrebbe sicuramente uno scudetto in più, che potrebbe essere catalogato come quello di Verona? Beh, sicuramente sì. Pierino ci è mancato molto quando purtroppo ha avuto questa malattia che non è riuscito. E malattia non è che fosse una grossa malattia, però era una cosa del calcio che avevamo un po' tutti intrapreso perché c'era dei terreni pesanti, quello era un handicap per i giocatori. Però con lui in campo era tutto diverso, ci faceva gol e noi eravamo felicissimi quando lui c'era. Purtroppo per periodo lì ha avuto dei grossi handicap, pertanto ci è mancato. Ecco, vogliamo spiegare per chi non conosce a fondo il mondo del pallone che tipo di malanno è la pubalgia? Beh, la pubalgia è un malanno all'individuo in pratica, che sarebbe, come si dice, un malanno di affaticamento, che ti dà fastidio ma non riesci a correre, quello è il motivo, non riesci proprio a correre. Senti, qual era il numero migliore di Pierino secondo te? Il destro, il sinistro o colpo di testa? Per me il colpo di testa era il più forte di tutti, però anche con i piedi non era male. Invece adesso ti faccio una domanda ancora più tecnica. Io sono uno di quelli che dice sì, poteva succedere. Secondo te, perché io Pierino Prati metteva il numero 11, però lui era un attaccante che spaziava da destra a sinistra, e tu ci hai giocato insieme, puoi dirci se è vero o no. Poteva coesistere con Gigi Riva? Ma certamente, con questi giocatori si può convivere tutti. Cioè, ho vissuto anche con Insegna, a parte che Insegna giocava più centrale, però era mancino che lui, se che anche Pierino poteva farlo, era ambidestro, sì che poteva essere ideale con Gigi Riva. C'è un'occasione che tu ricordi più delle altre legata a Pierino Prati, oppure i tuoi ricordi sono globali, no? Di un Milan che ti è entrato nel cuore e sono tutti allo stesso modo? O c'è qualcosa in più riguardo Pierino, oppure gli vuoi bene, punto e basta, perché hai condiviso con lui 3 anni? No, beh, io con Pierino ho condiviso nel giocatore 3 anni assieme, così, però poi l'ho vissuto anche fuori quando si andava a qualche Milan Club, andavo a trovarlo ai camp che mi faceva da Siago, Gaglio, in pratica, in quelle zone lì, andavo spesso a trovarlo, ci sentivamo. Però episodi che un episodio che mi sembra stupendo, cioè non credo che sia una cosa eccezionale, però avevo appena fatto un autorete col Vicenza e io, e vincevamo 2-1, e lui risolve il terzo gol, mi ha rilassato. Senti, tra l'altro l'ultima partita della sua vita, e io a te ti devo dire un grazie come una casa, quando ci rivedremo ci abbracceremo, perché se io ho potuto giocare anche solo un minuto con Pierino Prati fu nella sua ultima partita, e la giocò in questa tua meravigliosa manifestazione per beneficenza con un'associazione alla quale tu sei molto legato, un'associazione per la quale venivano a giocare tutti, Pierino, Anquiletti, eccetera. E io Pierino l'ho conosciuto grazie a te in una di queste tue tantissime partite, devo dire. Tu sei l'ultimo che ha portato in campo Pierino Prati in queste tue manifestazioni, o sbaglio? No, è vero, perché lui non voleva più giocare, però in caso lì per beneficenza ha detto vengo, poi magari gioco 10 minuti, poi è rimasto dentro di più, come sempre, quindi insomma, noi giocatori che andiamo in campo non vorremmo mai uscire, no? Però lui è venuto volentieri e poi è venuto ancora anche senza giocare. No. Quello è vero, perché era per beneficenza, era solidarietà. Sì. Io la cosa, il ricordo meraviglioso di quella partita è stato che
Il buon Zagatti, che c'era anche lui, ti ricordi quel pomeriggio, mi disse: dai Vale, mettiti la maglia, perché io ero il secondo portiere, se ti ricordi, e Zagatti mi disse: Vale, mettiti la maglia che entri dentro. Io già a sentirmi chiamare Vale da Zagatti, entra dentro, provo con un calcio di rigore, se ti ricordi, che non ci viene dato, ma ci danno un calcio d'angolo, siamo posizionati io e Pierino. Pierino mi dice: Vale, lasciamela è mia. Beh, io questa frase mi ha mandato in paradiso, perché è come se l'avesse detta un collega lui, no? Quindi di questo ti sarò eternamente grato, caro Giorgio. E... No, grazie a te che vieni a fare divertenza con noi, quello è importante invece. E adesso purtroppo non ci fa più perché questo Covid è difficile, però se hai la possibilità di ritornare noi ci ritorneremo. L'anno prossimo la facciamo, io ci sarò. E alla sera facciamo lo spettacolo dedicato a Pierino e a Anquiletti, a tutti e due. Certo. E a Mario, perché c'era anche lui nelle vostre partite, sì. Giusto? Sì, però ultimamente si è venuto a mancare anche Mario Marassi. Infatti. Che era un altro che partecipava, così. Sono tanti che purtroppo c'erano con noi. Mario Maraschi che giocò nel Milan. Mario Maraschi che giocò nel Milan, anche lui, negli anni 60. All'inizio, sì, esatto, sì. Senti, Giorgio, noi concludiamo la chiacchierata perché abbiamo in linea dall'altra parte, che ti ha ascoltato dall'inizio alla fine, Cristiano Prati, il figlio di Pierino. Concludiamo la conversazione con gli ospiti, quindi, dicendo: fai una domanda. Allora, Marzullo dice: si faccia una domanda e si dia una risposta. Noi diciamo: fai una domanda su papà a Cristiano Prati. Che cosa gli vorresti chiedere? Ma io credo che sia contento del papà e che sia orgoglioso di quello che ha fatto, che sia sempre così, sia tranquillo. Il papà ci sarà sempre per lui. Questo sicuramente. Quindi, insomma, più che una domanda, la tua è una conferma dei sentimenti. Va bene. Allora, Giorgio, io ti ringrazio a mani giunte, perché sei sempre tanto caro con me. E ti aspetto, se sei d'accordo, alla settimana pro. Questa settimana facciamo la domenica sportiva, ma senza avatar, mandiamo solo servizi e classifiche nel rispetto e nel ricordo di Paolino Rossi, e avremo anche un pensiero per lui. A proposito, tu Paolino l'hai conosciuto? Io ho di lui un ricordo meraviglioso, ma non solo le classiche frasi fatte. La cosa che mi ha stupito di Paolino è che se tu lo vedevi per la prima volta ti trattava come se ti conoscesse da sempre, o sbaglio? Bene, e con questo bel ricordo di Paolo Rossi concludiamo con un buon compleanno a Pierino, perché lui c'è, è con noi. Lui è con noi e sarà sempre con noi nei nostri cuori, soprattutto nei vostri, che lo avete vissuto e avete avuto la fortuna di giocare e vivere con lui, perché quando si gioca a pallone in una squadra come il Milan si vive insieme dalla mattina alla mattina seguente, o sbaglio? Sì, sicuramente. Grazie, grazie di cuore Giorgio. Senz'altro. Senti, ci sentiamo allora settimana prossima, ti voglio ospite della Domenica Sportiva, ok? Valentino. Un grande abbraccio, stai in linea che ci salutiamo. Beh, direi che è stato carino, come si fa a non essere carini con tuo papà. E tu, certo, chi ricordi degli ex compagni del Milan? Giorgio, te lo ricordavi, hai avuto modo di frequentarlo? Ma io no, quelli del Milan li ho visti l'anno scorso quando abbiamo fatto un pranzo che loro tutti gli anni fanno alla Panini a Milano, e c'era Giovanni Lodetti, c'era Schnellinger, c'era Nino Scala, c'era tanti suoi ex compagni, e lì li ho rivisti dopo tanti anni, abbiamo telefonato a Combin, ma poi loro so che si vedevano al di fuori di questi, diciamo, queste manifestazioni che i tifosi organizzavano.
Certo. Perché comunque il gruppo del Milan è stato grande, anche perché era veramente un gruppo al di fuori del campo. Loro si frequentavano, c'era spirito di squadra veramente, infatti ha vinto quello che ha vinto. Certo. E hai citato un nome che è nella storia del Milan, nel firmamento, quanto tuo padre. Lui ha vinto una Coppa dei Campioni in più, perché arriva nel primo Milan di Nereo Rocco, che è Giovannino Lodetti. Doveva farci un breve saluto, lasciare un messaggio, così non è stato. Ma come si fa a interrompere la storia che parla? Perché Giovannino è la storia. E personalmente starei ore ad ascoltarlo, quindi dico a tutti: mettiamoci comodi, perché si apre un libro meraviglioso, che è il libro di Giovannino Lodetti, e che ci racconta tuo padre come forse mai ha fatto con nessuno, e ci racconta anche degli aneddoti abbastanza carini. Quindi mettiamoci tutti comodi, tanto Cri non ci corre dietro nessuno, giusto? No, infatti, ma poi Giovanni è una persona speciale. Io ci siamo parlati adesso, dopo che è successo, che papà è andato a trovare Nereo Rocco e tanti altri campioni sopra di noi, ed è stato carinissimo, gentilissimo. E poi io per Giovanni ho un debole, perché io non sapevo perché lo chiamavano Ceramica, e me l'hanno raccontato. Sì. Ed è una cosa magnifica, adesso non so se tu hai modo di raccontarlo, la gente sa perché il suo soprannome è Ceramica. Allora visto che l'hai tirata fuori, devi raccontarla sta cosa. Io la conosco. No, forse la sai meglio di me. Niente, allora facciamo, per farla breve, Giovannino un giorno, passando lì dove c'è un campo da pallone, non mi ricordo dove, giocavano a pallone, non mi ricordo se mancava un uomo, che cosa, insomma lui prende e si mette a giocare con loro, no? Aveva la maglietta o il giubbino, cos'è che era? Una maglietta o il giubbino con la scritta? Ma sì, da civile mi hanno detto che ha giocato. Ecco, quindi lui aveva questo indumento indosso, gli chiedono: ma come, cavolo, ma sei bravissimo, non lo riconoscono, gli chiedono come ti chiami, no? E lui dice, non sa cosa dire, poi vede il nome sulla maglietta e dice: Ceramica, mi chiamo Ceramica. Allora per tutti era il Ceramica. Finché 1, 2, 3, 4, poi ovviamente alla fine lo scoprono che non era il Ceramica, ma Giovannino Lodetti. Credo un bel po' di anni, Sì. Subito l'hanno scoperto. Sì, a me hanno detto che ha giocato per anni e anni con il nome di Ceramica. Ah, questo non... però cioè, sì. È meravigliosa questa cosa. E questo ti lascia capire che calcio era in quegli anni là, era un calcio diverso. Oggi un campione non potrebbe uscire a passeggiare, anche allora era così, credo che, e questo vuol dire essere semplici, la semplicità in persona. Adesso comunque capiremo bene chi è Giovanni Lodetti ascoltando questa intervista. Purtroppo non è in video, è in audio, ma è un audio che scorre via bene. Vedremo di mettere qualche foto. Sentiamo Giovannino Lodetti. Oggi è il compleanno di Pierino Prati. È stato compagno di mille battaglie con te, mi commuovo a parlarne. Cos'è significato per te aver giocato nella stessa squadra di Pierino Prati? Anzi, lui dovrebbe dire aver giocato con Lodetti, perché arrivi prima tu di Pierino. Però comunque avete giocato insieme. Per te cosa ha significato? Ma guarda, il significato è una cosa straordinaria, perché io a Pierino ti racconto una storia che conoscono pochi. Con la nazionale di allora, quando giocavo con Fabri, fumo a Milanello per una settimana. Sì. La partita del mercoledì fu giocata contro la Primavera del Milan. Sì. La Primavera del Milan, alla sinistra chi c'era? C'era Pierino Prati. Allora, ha fatto delle cose che quando siamo venuti fuori, io non mi ricordo più se era con Bulgarelli o con Pirato, ma questo qui, fra 3-4 mesi in prima squadra, li ammassa tutti. veramente, dopo un po' di tempo fa l'esordio e non esce più. Ed è stata un'annata assolutamente straordinaria. Straordinaria, perché Pierino, oltre ad avere quella volontà, quella determinazione,
gli piaceva giocare a calcio, certo. Era divertente, e di conseguenza è stato per noi l'elemento positivo. Infatti Rocco lo mise dentro nelle due trasferte a Brescia e a Bergamo, e da lì non l'ha tirato fuori più, perché faceva due gol per partita, non Brescia-Bergamo, Brescia e Vicenza. Dunque è stata certamente la fortuna nostra e la fortuna anche sua di aver trovato un giocatore che lo metteva in una condizione straordinaria, che era Rivera. Certo, senti, tu con Pierino Prati hai condiviso momenti meravigliosi: la finale di Coppa delle Coppe, lo scudetto del 68, la Coppa dei Campioni di Madrid, il momento terribile della Coppa Intercontinentale contro quella, ma non mi viene neanche voglia di dirlo il nome, degli argentini, riguardo le Estudiantes. Quali di questi momenti ricordi con più affetto di Pierino? All'ingresso nella prima squadra, perché era arrivato, sì, quando arriva un giovane con quelle qualità, con quella forza, con quella determinazione, ti sembra di aver trovato effettivamente il giocatore che ti farà vincere, e così è stato. Dunque per me il Pierino determinante e bello da vedere è stato quello lì. Poi dopo non è più una novità, ogni partita faceva due gol, andiamo a Vicenza 2-2, ne fa due, andiamo a Brescia 2-2, ne fa due, gioca in casa al derby, fa due gol. Insomma, dopo non è più una novità, ma vederlo da ragazzo, portarlo in prima squadra e esprimere a quei livelli lì, veramente è stata una cosa bellissima. Senti, ma Malatrasi mi sembra detto, io ancora oggi devo capire se Pierino era un destro o un sinistro, perché usava tutti e due i piedi allo stesso modo. Tu come la pensi? Sì, io sono un po' d'accordo con Saul, però lui, anche se giocava a sinistra, ma il destro, caro mio, quando partiva erano legnate, ma era un giocatore completo, insomma. Non adesso, malgrado tutto, lui sembrava nei ragazzi che giocasse solo col sinistro, no? Sì. E invece no, invece era bravo in tutti e due i piedi, e naturalmente li ha sfruttati alla perfezione tutti e due. Perché quando tu hai un giocatore che è ambidestro, caro mio, è duro marcare. E poi la forza e la volontà e la determinazione che aveva, e naturalmente, come dicevo prima, con Gianni Rivera in quelle condizioni era anche un piacere giocare, né per lui. Ecco, senti, qual era la qualità più bella del Pierino atleta e del Pierino uomo? Ma del Pierino uomo credo che sia stata la cosa più bella quella che si è inserito in maniera giusta. Il giovane che arriva, che abbiamo dovuto andare in ritiro qualche volta per lui, perché, caro mio, quando usciva la sera le ragazze ti posso immaginare, l'aveva dato in custodia a settimane a gente come noi, come me, come Trapattoni, come Rivera, come Malatrasi, per diciamo così, ragazzi, non fatelo andare in giro, perché questo lo perdiamo. Ah, e così è stato, così l'abbiamo, diciamo così, protetto, che è comunque una cosa, protetto nel senso buono, perché certo. Andava a andarsi in giro, però il fatto che potesse essere libero e non diciamo così concentrato e determinato come lo è stato in quel momento lì, per noi è stata una grande fortuna. Sì, poi dopo naturalmente è diventato calciatore e sapeva quello che doveva fare. Ma Pierino mi ha fatto morire da ridere quando mi ha raccontato il gol fatto a Glasgow. Mi è arrivata sta palla, io ho cominciato a correre dietro, avevo due cani del Celtic, wow, che mi rincorrevano, e ho fatto gol. Ma dopo lo 0-0 di Milano, vi aspettavate di andare a vincere a Glasgow? No, però c'è un episodio che ti voglio raccontare, l'ho già detto in altre occasioni, ma non so se l'hai sentito. Quello 0-0 in casa è stato per noi una terribile, diciamo così, non punizione, ma proprio come dire, questi qui adesso vai là, in casa sua ti fanno 5 papine e vieni a casa. E invece no, invece è stato il contrario. E allora il mercoledì, che noi facciamo la partitella la settimana prima a Milanello, viene giù il presidente Carrasco. Sì. E allora si parla, adesso dobbiamo andare a Glasgow, chissà, insomma, siamo fuori, una cosa e l'altra.
E io gli dico, vabbè dai Presidente, la vedo un po' giù, facciamo una cosa, ma se noi passiamo il turno a Peso della Coppa, lui aveva una Mini Cooper 1000 che era un spettacolo. Ecco chi me l'ha raccontato, me l'hai detto ma non mi ricordavo chi me l'aveva raccontata. Allora io avevo la 600. C'era il motore dietro, ti dico? Sì. No. E allora sono arrivato lì, questo qui che piangevo, come dire, ma no, ma non andiamo neanche. E allora io mi avvicino, guardo la macchina e gli dici, Presidente, vuoi fare una scommessa con me? E lui fa, perché? Cosa c'è? Cosa vuol dire? Ma io la sento un po' depressa da questo fatto di andare a Glasgow, noi siamo fuori, sbagliamo, abbiamo sbagliato a Milano, non far gol, una cosa. Vabbè, facciamo una cosa, Presidente, se noi passiamo il turno a Glasgow contro il Celtic, lei mi regala la sua Mini Cooper. E fa, ma guardi, se vuole gliela posso dare anche adesso, perché tanto la prendiamo due gol e veniamo a casa. Va bene, ognuno cosa faccio? Prendo Trapattoni, prendo Rivera e prendo un altro, dico, vieni a fare il testimone un attimo con me. Perché non mi fidavo, no? Non mi fidavo. Ora andiamo fuori, alla vetrata di Milanello, guardo la macchina e dico, allora Presidente, se lei è d'accordo, ci stringiamo la mano, se noi passiamo il turno a Glasgow lei mi regala la Mini Cooper. E lui fa, guarda, io le posso dare già subito le chiavi se vuoi andare a casa con me. No, non lo voglio adesso. La voglio se sarà l'occasione e al momento giusto. Ci diamo la mano, lì c'è il trap, lì c'è Malatrati, lì c'è Rivera, pap, taglio, fatta. Mi sa bene che noi mercoledì dopo andiamo là e diciamo 1-0. Questo arriva a Milanello con la macchina. E non mi dice niente. E allora io gli dico a Giovanni, Giovanni vieni un attimo con me. Poi Presidente, buongiorno, come sta? Bene, ho visto che è arrivato con la macchina, oh, che piacere, oh, me l'ha portata anche su. E lui fa, ma cosa? Forse non si ricorda, però noi abbiamo fatto una scommessa che se passavamo il turno lei mi avrebbe regalato la sua Mini. E lui fa, no, beh, ma lei sta scherzando. No, guardi, io non sto scherzando. Io adesso riprendo i due, naturalmente la cosa era in un modo abbastanza ridicolo, no? Certo. Nel senso, non c'era una cosa seria da fare, no, guarda, non c'è problema. Quel giorno lei si ricorda che c'erano dei testimoni e mi hanno detto, Giovanni, l'hai vinta. Allora andiamo lì e arriva Gianni, arriva il trap, Presidente, mi sa che stavolta ho sbagliato il commesso, la persa. E non solo la persa, ma la deve lasciare qua. E lui? E lui da lì fa, vabbè, a questo punto qua, dato che qui ci sono dei testimoni, abbiamo fatto questa scommessa, abbiamo passato il turno, queste sono le chiavi e mi dispiace, ma la macchina è sua. E tu te la sei portata a casa, trapasso e via. Certo, certo. Sei un grande. La mulata lì, e so che poi, 3 anni dopo, quando ho visto che non era più i lodetti di prima, la fai in tempo a mandare via. Mi sa che hai pagato la macchina, infatti te lo volevo dire. Sì, ho pagato la macchina, però è stata una soddisfazione troppo grande. Quanto l'hai tenuta? Quanto l'hai tenuta la Mini? Ho tenuto un 4 anni, ma era quella macchina, la Mini Cooper 1000, era quella macchina bassa. Sì, a quei tempi era la più ambita dai giovani. Madonna, mi sembrava di essere un'altra rostra, sì. E allora, però quella roba lì, appena è capitata l'occasione, il Presidente, secondo me me l'ha fatta pagare, insomma. A parte tutto, è stata una soddisfazione meravigliosa avere vinto là, ed è stato poi il passaggio a vincere la Coppa, perché noi incontriamo il Manchester, vinciamo 2-0 Milano e 1-0 perdiamo là. E poi incontriamo l'Ajax, che se la incontravamo 2 anni dopo non la vinciamo più, mentre invece lì a Madrid è stato un successo, un trionfo bellissimo. Senti, torniamo al motivo della nostra chiamata.
Le ultime due domande sono semplici. Una è una domanda che tu dovrai fare, chiudiamo sì, così. Ma, sì, perché mi hai detto così, diciamo, parliamo un 20 o 30 secondi. Sì, vabbè, ma con te, guarda, starei a ascoltarti giorni interi, che sei un oracolo vivente. Senti, se avessi di fronte Pierino adesso, cosa potresti dirgli? Ma guarda, è una domanda difficile, perché oltretutto Pierino è nato, come dicevo prima, lui nei ragazzi, io in prima, ed era una nostra creatura, certo. Assieme a Bacchetta, assieme a Maldera, assieme a qualche altro, però Piero aveva dimostrato effettivamente quelle qualità di integrazione anche nel gruppo, pur essendo un ragazzo Bacchetta, Pasevaidon, tante cose, è stata una cosa straordinaria. Io credo che a Piero le dobbiamo tantissimo, perché poi è stato quello che ha messo in luce anche Rivera, perché Rivera ogni volta che gli passava la palla metteva in zona gol, questo non sbagliava mai. Certo, certo. Dunque direi che è stato un esempio per i giovani, che si è inserito immediatamente, Modesto in quella occasione, e poi un grande giocatore, insomma, perché certo. Poi viene in nazionale, via via. Io credo che Piero abbia dato veramente tanto a questa squadra, e poi oltretutto, dove allora c'era una concezione diversa, era un prodotto del settore giovanile. Certo. E senti, secondo te poteva coesistere con Gigi Riva? Per me sì. No, io credo che Piero, se tu lo sposti a destra e ne devi servire due, credo che è un po' dura, perché la posizione di Pierino era un punto di riferimento preciso nel Milan. Nella nazionale, se forse avesse anche giocato, non sarebbe stato un punto di riferimento preciso, perché c'era anche l'altro. Ma io dico di sì, perché io l'ho sempre visto spaziare, o sbaglio, nell'area di rigore, cioè non era prettamente a sinistra lui. Lo so, però all'inizio quando entrava in area di rigore era gol. Lo so. Lo so, perché lo so, ho visto. Aveva una forza nelle gambe, guarda, come ti dicevo, siamo andati a Milanello con la nazionale, che l'aveva marcato Tarcisio Burnis nell'amichevole, e mi fa la Tarcisio e mi fa, ma che schi, fra un anno spaccatissimi. È così, così è stato. Sì. Però secondo me la posizione di sinistra era giusta, e poi non aveva diciamo così concorrenti, no? Sì. Sì, sì. Dunque anche questo era un fatto positivo. La nazionale ti mette sempre in una situazione che magari una volta giochi e una volta no. Sì, perché ti mette in competizione, diciamo. Esatto, mentre invece lì lui le prime due partite, Brescia e Vicenza, fa 4 gol, dunque fa 2 là, 2 a Brescia e 2 a Vicenza. E da lì è diventato il Pierino, coccolato da tutti. Mi ricordo che una sera uno, una sera l'altro, non voleva, a Rocco diceva, ciò, non sta a Falmona, vai via dietro. Vai via dietro, cioè, mi dà, no, ma non lo doveva lasciare da solo, dovete portarlo fuori, andare a mangiare, ma stare con voi. Faccio mica il baglia io, certo metto. però a turno è stato fatto così, una volta che poi dopo lui aveva preso, diciamo, questa forza era di competizione, non c'era più bisogno, perché oramai era il grande giocatore, ecco. Certo. Senti, prima ho intervistato Tato Sabadini, che ti saluta tanto veramente anche lui, e fumava una sigaretta, un toscanello piccolino, e allora imitandogli Rocco gli ho detto, Moshe de Cool, metti via quella sigaretta che non va bene. Rocco com'era? Era padre anche in questo con voi, immagino. Sì, ma c'è una cosa bellissima che non hanno mai raccontato, che forse l'abbiamo conosciuta solo in pochi. Noi avevamo come ala destra in quel periodo Bruno Mora. Grande Mora, sì. Porca, però che lì che aveva più lisci, quel di donne, quindi sigarette. E che aveva sempre la sigaretta pronta, e Rocco lo marcava, no? Allora mi ricordo che a Wembley, prima di una finale, prima della finale di Coppa dei Campioni, la prima col Benfica, in Italia col Benfica, stiamo facendo la passeggiata, e Rocco è dietro. Allora questo qui accende la sigaretta, io mi giro e dico, guarda che c'è dietro Rocco, butta via la sigaretta, dove la butta? La butta dentro nel buco del palo,
che doveva essere tirato su al momento della partita, perché Wembley pare di tirare via dopo la gara. Rocco, non ho visto di niente. E qua, cosa fa oggi che non te fumi? Ma sono uno di quelli che ci chiede, beh, adesso ci penso io. È andato là, tirato fuori. Ma brutto amore, sai, magari frega anche stavolta. Beh. Però era un gruppo troppo bello. Io credo che tu hai avuto una grande fortuna che pochi sottolineano, che è stata quella di aver vissuto e vinto con due Milan di due generazioni diverse, o sbaglio, quello di Wembley e quello di Madrid. Sì, ma poi sono stato fortunato perché ho sempre incontrato degli allenatori che secondo me, più che essere allenatori, erano dei padri di famiglia, di creare il gruppo. Io credo che Rocco non ha mai detto a uno gioca là, gioca qua. Quando aveva creato il gruppo di giocatori importanti, di giocatori sicuri, poteva anche stare a casa, poteva anche non andare in panchina. Cioè, sono convinto anch'io. Sì, aveva creato il gruppo e questo l'ha fatto all'inizio, lo ha fatto con Maldini, con Dino Sani e con Gianni Rivera, che incominciava allora ad essere il grande giocatore, e poi l'ha fatto dopo, l'ha fatto con me, l'ha fatto con Trapp, l'ha fatto con Rivera, l'ha fatto con Bora, e questo credo che sia il, diciamo così, la cosa migliore di Rocco. Poi dopo diceva, ciao Mona, queste volte ti dici che se vai in campo devi correre di qua e di là, se te son pronte vai a fare quello che vuoi, no? Sì. Dunque non è che con questo non curava determinate cose, però aveva una volta il gruppo di quei 16-17 giocatori, lui poteva anche non venire a casa. Aveva fiducia piena, insomma. Piena con Rivera, con il club, dopo sono arrivato anch'io, con Sormani sì, e con altri. Giovannino, come fai a non aver fiducia di gente come Lodetti, Rosato, Rivera, Prati, Sormani, Combi? Qui parliamo di gente numeri uno al mondo, eh? Infatti poi avete vinto anche il mondiale voi. Cioè, quindi voglio dire, voi eravate, dico sempre, una gioiosa macchina da guerra, ma incredibile. Perché regalavate gioia? Anche perché non c'erano queste malizie di adesso, per esempio non c'era gelosia. Certo, no, ma poi c'è un'altra cosa che tu sarai sicuramente d'accordo con me. Oggi un giovane fa debutta in prima squadra, la seconda partita fa un gol, nella terza partita ha perso tutta l'umiltà, arriva in sala stampa con le cuffiette, gli occhiali da sole, il procuratore va a bussare in società. Pierino Prati, quante bottiglie ha dovuto pagare prima di dire sono arrivato? Sì, certo, no, su questo sono d'accordo, ma poi ti ripeto, c'è proprio un motivo anche personale dell'allenatore, che aveva un carisma e che aveva una intelligenza dal punto di vista di competizione del gruppo, una roba l'altra. Qua ti racconto un episodio, forse magari l'hai già sentito, quella della bottiglia di champagne. Sì, me l'ha raccontato Pierino. Ma Pierino ti ha raccontato quella lì, ma quella che invece siamo io, Malatrasi, Angelo Anquilletti e Benedetto Sormani. Ah no, questa non lo so. Allora, non era come adesso che ci sono le televisioni in camera, che c'era un tubo, alle 10:30 in camera col libro, a un certo punto diceva, ma ci fa dormire alle 10:30 che domani c'è una presa così. E oggi si trovava, eravamo io, eravamo con Anguilla, dunque la camera quella di Anguilla e di Sormani, l'altra invece arrivavo io e Malatrasi, d'accordo con il cameriere di Milanello, no? Uh-huh. Che davamo una piccola mancetta, senti, fai trovare una bottiglietta su, verso le 10:30, così, un bel champagnino, no? Quattro parole. Solo che una sera io esco, erano le 11:15, per dire, per spiegarti com'era Rocco, certo che arrivo. Allora, guardo, e questi qui avevano la camera dove c'è il viale più diritto delle stanze di Milanello. Guardo di qua, guardo di là e non arrivo nessuno. Allora io prendo, piano piano vado. Sento dietro, arrivano qua. Ciao, dove te va? A me mi
sia stato un nodo alla gola che te che non idea. Ci credo. E avevo fra l'altro in quell'occasione, dovevo essere io a smaltire il vuoto della bottiglia in quell'occasione, e avevo in mano la bottiglia così. Ostia. E lui mi guarda e mi fa, cioè dove va? Non si riusciva a dormire, questo quell'altro. Lui prende la bottiglia, guarda l'etichetta e mi fa, ciò, brutto mona, la prossima volta convoca me anche me. puoi immaginare che cosa, e difatti il giorno successivo giochiamo in casa con il Manchester United e vinciamo 2-0, e praticamente battendo il Manchester in quel momento lì voleva dire vincere la Coppa. Certo. No, di quella cosa lì non ha saputo niente nessuno. Ti ringrazio per avermi onorato di questa cosa. Io non lo so, Giovannino, io credo che quando Nero e Rocco ha chiuso gli occhi posso solo immaginare lontanamente il vostro dolore, ma quello dei Lodetti, degli Anquiletti, dei Pirino Prati, quelli che lo hanno vissuto veramente, perché credo sia stato qualcosa di immenso quell'uomo. Sarà stato burbero, quello che vuoi tu, ma credo che il suo essere duro era solo la come si dice, la scorza di fuori, poi dopo dentro era un burro, o sbaglio? Milan, no? Infatti. E gioco alla destra. E allora mi fa, adesso fra l'altro la parola intera non te la posso dire, però arriviamo, c'è il derby. Si fa male, mi pare Bruno ora. E lui dà le maglie, e loro davano la maglia 1-1 nello spogliatoio, non come adesso che trovi tutto pronto. Dà la maglia e arriva a me. E mi fa, ciao Johnny. Devo pensare di farti giocare, perché stamattina mi ha detto, ma il signor Rocco non mi sembra tanto normale. Però mi sembra così, mi ti faccio giocare. E mi dà il numero 7. Io prendo la maglia, l'attacco e poi vado in bagno, non riesco più. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, Rocco va da Milano e dice, sono tipo, questo mono dove si andrà? Io non lo trovo più, Vengo fuori dal bagno e mi fa, ciao Giovanni, se non te la senti, dammi indietro la maglia che faccio giocare un altro, Non è un problema. No, signor Rocco, io gioco così, insomma giochiamo e facciamo il derby 1-1 e viene alla fine della partita e mi fa, ciao, te ha proprio un bel culo, perché riesci a fare un fatto anche in queste condizioni. E da lì ho incominciato la trafila con loro e non sono più uscito, insomma, ecco, dopo. E sei stato uno dei fedelissimi di Nero Rocco, tolto il finale che sappiamo tutti e che lasciamo perdere. Senti, l'ultima domanda noi la stiamo chiediamo all'ospite, in questo caso a te, se vuoi fare una domanda a Cristiano e poi lui ti risponderà in video. Se hai una domanda per lui riguardo suo padre, se no un abbraccio va bene uguale. Cristiano? A Cristiano Prati, il figlio di Pierino, che ci sta guardando. Ma io dico così, che è stato fortunato ad avere un genitore come Piero. E questo sicuramente lui lo ha conosciuto in maniera giusta ed è stato un esempio per tutti i giovani, è stato un esempio anche per noi, che pur essendo giovane ma è entrato con una travolgente forza che ci ha dato quella forza per vincere quel campionato. Però ripeto, oltre a questo, il comportamento da uomo, da persona, da giovane, di una persona seria che ha fatto la sua attività come professionista giusta, e questo sicuramente è un esempio da parte verso i suoi figli, ma anche verso gli altri, che ne aveva tanti con lui e che piano piano si sono persi, mentre invece lui è riuscito ad ottenere quei risultati che sicuramente solo una grande persona può farlo. Bene, allora Giovannino, io ti ringrazio, ti abbraccio, un bacione grande grande a te e alla tua splendida dolce metà, e ci sentiamo prossimamente, resta in linea che ci salutiamo, ok? Sì,
poi fra l'altro, se in casa la prossima volta che telefoni vuoi stare due ore a posto di un'ora, è che con te non volerei mai, guarda, veramente. Va bene. Un abbraccio. Ciao, grazie. Giovanni. Ciao. Ma allora, Cri, davanti a questi episodi cosa vogliamo dire? È incredibile. Sono dei personaggi che secondo me dovrebbero essere di esempio per queste nuove generazioni che si approcciano al calcio, perché vivevano lo sport con quella sana passione che adesso mi sa che si è un po' persa. Cioè, raccontare che Nereo Rocco gli chiede di fare da bagno a tuo padre per non perderlo in libera uscita perché le ragazze diventavano pazze per tuo padre, beh, io direi che questo è vero. Quindi hai un secondo papà tu, non sapendolo, in giovannino lo detti. Io direi che proprio questo aneddoto spiega bene cos'era tuo padre per Nereo Rocco e cos'è significato il Milan per tuo padre. Cioè, tuo padre addirittura, Rocco si prende addirittura la briga di dire a 3, 4, 5 dei senatori, non di giocatori normali, perché ha detto Schnellinger, l'ho detto, cioè, di seguire questo ragazzino perché sennò lo perdiamo. Io credo che sia che questo dà il senso della figura di tuo padre. Già subito inizio carriera si è fatto valere in campo, e questa cosa ha fatto dire a Nereo Rocco: questo va seguito perché non lo voglio perdere. O sbaglio? Forse aveva capito che poteva essere un bel jolly, un ragazzino che aveva quelle qualità in una squadra di senatori che comunque sapevano giocare a calcio. Poteva essere l'arma in più, infatti diciamo che è stata così, perché tra campionato, Coppa delle Coppe, Intercontinentale, Coppa dei Campioni, ha vinto tutto. Certo. Senti, una domanda riguarda la sfera familiare. Papà, in che anno ha conosciuto la mamma? La mamma l'ha conosciuta, credo, nel 69. Ah, quindi diciamo nel momento al top della carriera, insomma, 69 è l'anno magico. Sì, che io adesso la data esatta non me la ricordo, però mi ricordo, credo, tra 68 e 69, perché poi quando lui ha vinto la Coppa dei Campioni erano già fidanzati e si era ripromesso che se avesse vinto la Coppa dei Campioni avrebbe comprato una certa macchina che aveva già opzionato, ed è stato così. Diciamolo, dai, una Porsche 911, dai, tanto. Una Porsche, sì. Ecco, allora, prima che partisse per Madrid, dal titolare della concessionaria ha detto: tienimela via perché settimana prossima ritorno e la compro. Come siamo diversi io e tuo padre. Allora, tuo papà fa questa cosa, nessuno lo sa. Io nel 2007 vado al Festival di Sanremo ed è stata la mia... Che succede? Vado al Festival di Sanremo ed è stata la mia Coppa dei Campioni, quella, no? Vidi, prima di partire per Sanremo, l'annuncio di una Fiat 124 berlina del 67 e dissi: quando torno da Sanremo questa macchina è mia. E difatti tornai da Sanremo, telefonai, era in vendita a Squinzano. Ma che succede? Sento delle scariche. No, c'è signora. Ah, era. Ti sente? È la mia piccolina che fa casino. Allora ti dicevo, torno a casa, chiamo questa persona, Giuseppe Renna, siamo diventati molto ma molto amici grazie a questa macchina, e andai a comprarmi la 124, vedi, lui la Porsche e io la 124. Senti, a questo punto io la Viola ha deciso di smontarti la casa stasera. Allora, intanto che Viola va avanti nei suoi lavori, io direi andiamo a ascoltare la voce di Luca Meringolo, questo giovane giornalista che ha una peculiarità: 25 anni, ma conosce tuo padre meglio di me e di te, insomma, di te e di me. Insomma. Quindi questo è molto bello perché ha passione. Sentiamo cosa ci dici di tuo papà, Luca Meringolo, giornalista in fasce. Allora, siamo collegati con un giovane giornalista, Luca Meringolo. 25 anni, collabori con diverse testate. Luca, la domanda nasce spontanea: come fa un ragazzo di 25 anni
a innamorarsi del Milan di Nereo Rocco, Gianni Rivera, Pierino Prati e compagnia cantante. Oltretutto, qualche protagonista di quel Milan l'hai anche intervistato. E... sì, ho intervistato Giovanni Lodezzi, al quale faccio un grande saluto. E, guarda, ti devo dire che è merito di mio padre. Mio padre era ed è tifoso di quel Milan lì. Mi ha parlato delle gesta di campioni come Prati, come Rivera. E mi sono innamorato subito di quel Milan lì. Ho capito. E nella fattispecie questa è una puntata dedicata a Pierino Prati. Ecco, Pierino Prati, visto che tu sei un esperto di calcio moderno, perché l'età 25 anni, ovviamente tu scrivi di calcio, devi so per certo, anche perché ti ho visto all'opera, sai fare un'analisi tecnica di una partita, cosa non semplice e non facile. Addirittura ti sei messo sotto un giornalista professionista, una sera ho avuto modo di vedere questa tua capacità. Ecco, un Pierino Prati nel calcio attuale, come lo vedresti? Io lo vedrei bene, perché Pierino aveva tutte le qualità, era forte fisicamente e aveva un innato senso del gol. Bene. Perché molti dicono, Rivera faceva dei lanci illuminati, ma Prati li sapeva trasformare, e non era da tutti trasformare quei lanci illuminati. Perché il campione sta anche nel capire la giocata geniale del compagno. Certo, certo. E senti, di Pierino Prati qual è il gol o i gol, io penso di sapere già, che più ti sono piaciuti, con la maglia del Milan o con la maglia della nazionale? Quali sono i gol che restano nel cuore e nella memoria collettiva di un tifoso del calcio, nella fattispecie ovviamente rossonero oppure amante della nazionale? Quali sono i gol o il gol per eccellenza che sono il marchio di Pierino Prati? Io direi sicuramente i tre gol in finale contro l'Ajax a Madrid. Ricordo soprattutto il terzo, rivedendo poi la partita dopo tanti anni. Un bellissimo gol quello. Ecco, Pierino, mi ricordo di aver sentito, adesso non mi ricordo quale, forse mi puoi aiutare perché l'hai sentita anche tu probabilmente questa voce, un suo compagno di squadra ha detto, io a tanti anni, sono passati tanti anni da che abbiamo smesso, io ancora oggi non riesco a capire se Pierino era destro o sinistro, perché usava allo stesso modo tutti e due i piedi. Oggi questo è merce rara nel calcio moderno, o sbaglio? Sì, è vero, è verissimo. Ma ti ripeto, Pierino per me avrebbe potuto giocare tranquillamente pure oggi. Nessun problema, aveva tutte le qualità. E ti dirò una cosa, per me avrebbe meritato pure più spazio nella nazionale italiana. Certo, c'era un giocatore fortissimo come Gigi Riva. Però ecco, per me in quel periodo lì magari si potevano sperimentare le due punte e Pierino avrebbe potuto giocare tranquillamente titolare, no. Perché stiamo parlando di un giocatore anormale, voglio dire, ha vinto tutto quello che c'era da vincere e se gli infortuni non lo avessero penalizzato, io credo che avrebbe in bacheca qualche altro scudetto in più. Ecco, sono perfettamente d'accordo, diciamo che Pierino Prati, io lo definisco un numero 20, in che senso? Era sia 11 che 9, e questo 11 lo ha penalizzato perché lo ha messo a confronto con Gigi Riva, che era una potenza della natura in quegli anni lì. Però Pierino, per come stava in campo, poteva tranquillamente coesistere con Gigi Riva, perché Pierino spaziava da sinistra a destra e stava anche qualche metro più indietro se gli veniva chiesto questo, no? Quindi era un attaccante tra virgolette universale che avrebbe potuto convivere non solo con Riva ma con chiunque, destro o sinistro che siano. Condividi questa analisi? Sì, assolutamente, ma basta vedere i compagni d'attacco che ha avuto al Milan. Non dimentichiamo che il Milan di Rocco giocava con un trequartista, diremmo oggi, e con tre punte, voglio dire, Sormani, Amri, lo stesso Pierino, ha giocato con Gombin,
ha giocato pure con Silvano Villa e ha giocato pure con Chiarucci, cioè ha giocato con chiunque, con Bigon, ma ha giocato con tutti, eppure in nazionale, voglio dire, delle partite ha giocato pure con altri attaccanti forti del periodo, non dimentichiamo questo, ha vinto l'Europeo tra l'altro. Certo, certo. Diciamo che avrebbe potuto avere più fortuna in nazionale. Pirino Prati, che poi chiude con grande dolore per tutti i milanisti, va a Roma e dopo i fasti romani chiude in modo, diciamo, triste, se vogliamo, a Firenze giocando scampoli di partite per poi chiudere in C2 e poi va in America. In America gioca poche partite anche lì e quindi dopo si dà la carriera di allenatore. Ecco, sul Pirino Prati allenatore, io l'ho vissuto perché me lo ricordo, è stato un grandissimo tecnico, purtroppo siamo alle solite, non aveva lo sponsor giusto, ecco, e soprattutto è stato uno dei pochissimi attaccanti che ha saputo stare in panchina. Secondo te un Pirino Prati allenatore avrebbe potuto raccogliere gli stessi successi che ha raccolto in campo da giocatore? Ti dico di sì. Tra l'altro mi è rimasto indelebile un video che ho visto di Pierino quando allenava i ragazzini. C'era un ragazzino che piangeva e lui non solo lo ha fatto smettere di piangere, ecco, ma addirittura lo ha motivato a voler giocare di nuovo, visto che il bambino si era arrabbiato e non voleva più giocare. Ecco, io direi che qui è racchiusa non solo la grande umanità di Pierino, ma proprio il suo modo di essere sempre umile, di non guardare mai gli altri con superiorità. Lui è sempre stato coerente con se stesso. Bene, e tra l'altro dopo avremo in collegamento Otello, che era in campo quel giorno con Pierino e con quel bambino e che mi ha raccontato più volte questa bellissima immagine di Pierino, questo bellissimo momento, chiamiamolo pedagogico, via, passami il termine se può essere corretto. C'è il metodo Montessori e il metodo Pierino Prati. Ecco, io credo che e questo Pirino Prati, il Pirino Prati della carezza, quello che era abituato a tirare delle legnate incredibili in porta, invece lì quasi commuove questa immagine, questa scena di Pirino che va a coccolare questo bimbo. Sembra un padre con il proprio figlio. E credo che sia questo il rapporto che oggi dovrebbero avere gli adulti con i bambini che si approcciano al pallone, e credo che questo sia l'approccio migliore. Bene, io concluderei questa nostra conversazione, come con tutti chiedo di fare una domanda a Cristiano Prati. Qual è la tua domanda? Guarda, prima cosa di tutto un saluto al caro Cristiano, e la domanda è questa: il suo primo ricordo in uno stadio con suo padre in tribuna a guardare la partita? Bene, direi che siamo curiosi tutti di sentire la risposta. Benissimo, allora sentiamo cosa ci dice Cristiano. Una partita di calcio che ho visto con lui, io ho in mente un Milan-Udinese a San Siro, sì, dove lui aveva già smesso di giocare ed eravamo in tribuna di fianco a Elinio Herrera. E la partita credo finì 2-2 con un gol di Zico in mezza rovesciata. Sì. Dovrebbe essere, se non ricordo male, la stagione 83-84. Più o meno quegli anni lì mi ricordo. È stato un bel pomeriggio. Beh, direi che è stata una risposta esaudiente. Cosa mi dici, Luca? Sì. Ringrazio moltissimo Cristiano per questa risposta e per il tempo che mi ha dedicato. Figurati, siamo noi che ringraziamo te e tutti dobbiamo concludere con la frase buon compleanno Pierino, perché lui è ancora qua. Io dico sempre, quando qualcuno che amiamo se ne va cambia solo destinazione d'uso, ma il suo cuore, la sua mente, la sua anima resta con noi. Quindi il tuo augurio a Pierino Prati. Tanti auguri di buon compleanno Pierino, e continua a farci divertire dovunque tu sia. Grazie Luca, un abbraccio, ciao. Ciao.
Senti, a questo punto andiamo a sentirci Antonio Cariotti, giornalista del Corriere della Sera, che ha scritto un bel libro sul Milan, ce ne parlerà. Tuo padre e viene trattato in questo libro e sentiremo come Antonio Cariotti. Allora, per il compleanno a Pierino Prati non poteva mancare l'augurio di Antonio Cariotti, giornalista del Corriere della Sera. Tu hai scritto un libro, Le leggende rossonere, giusto, Pierino? Le leggende del Milan, chiedo scusa. Ecco, infatti mi sembrava sbagliato. Le leggende del Milan e Pierino ovviamente non poteva mancare. Quindi proprio partendo dal tuo libro, tu come lo ricordi Pierino nel tuo lavoro? Guarda, Pierino nel mio lavoro è ricordato come un protagonista assoluto del Milan di Nereo Rocco nella seconda metà degli anni 60 e innanzitutto si ricorda il suo primato, cioè il fatto che dal 1969 non c'è stato più nessun altro calciatore che sia riuscito a segnare 3 gol in una finale di Coppa dei Campioni o di Champions League, che dir si voglia. Ci sono stati grandissimi giocatori, non so, Gerd Müller, Platini, Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo, se vogliamo parlare di grandi milanisti, Marco Van Basten e Andriy Shevchenko, ma nessuno di loro è riuscito a segnare 3 reti in una finale di Coppa dei Campioni, come fece invece Pierino a Madrid nel 1969 contro l'Ajax. E bisogna aggiungere che oltre a quelle 3 magnifiche reti colpì anche un palo a 35 secondi dall'inizio della partita, quindi una prestazione straordinaria che ci dà immediatamente la misura di quali erano le qualità eccezionali di Pierino sul campo di pallone, insomma una delle punte veramente migliori che il Milan abbia avuto. Purtroppo la sua carriera poi venne limitata da una pubalgia che ne compromise le prestazioni, però ecco, quel periodo di forma migliore che lui ebbe, le vittorie sono straordinarie, perché lui vince il primo anno lo scudetto e la Coppa delle Coppe, il secondo anno la Coppa dei Campioni e l'Intercontinentale, quindi veramente una messe di successi straordinaria, dovuta anche all'intesa che lui aveva con Gianni Rivera. Era l'uomo ideale per raccogliere i suggerimenti di Rivera in area di rigore, sia di testa che di piede, con la sua esuberanza, col suo vigore fisico. Possiamo dire che in quel Milan di Nereo Rocco Gianni Rivera era la mente e Pierino Prati era l'esecutore, era il braccio, braccio spietato che colpiva le difese avversarie, e non a caso lui già giovanissimo vince la classifica dei cannonieri nel campionato 1967-68, ecco, quello in cui il Milan ottiene il suo 9° scudetto. Attenzione, perché stiamo parlando di un bomber di razza pura, e il Milan, quando Prati se ne va, dovrà aspettare l'avvento di Virdis e Marco Van Basten per ritrovare un attaccante che la butta dentro con continuità, o sbaglio? Ma è sostanzialmente così, se vogliamo, ecco, buoni attaccanti il Milan ne ha avuti, però avevano caratteristiche diverse. Io penso ad Albertino Bigon, che era più che altro un centravanti di manovra, uno che ha segnato moltissimi gol, ma li segnava di astuzia, li segnava di tecnica, era qualcosa di diverso rispetto alla potenza devastante invece che aveva Pierino. Lo stesso si può dire di Luciano Chiarugi, che poi non era neanche una punta centrale, era un'ala, anche lui straordinario nel dribbling, segnava bellissimi gol su punizione, però anche qui sono caratteristiche un po' diverse, ecco. Certo. Sicuramente fino all'arrivo di Mark Atley e di Pietro Paolo Virdis, un bomber con quelle caratteristiche non l'abbiamo più avuto. Poi naturalmente sono arrivati Marco Van Basten, di George Weah, però ecco, per lungo tempo il Milan un giocatore che avesse le caratteristiche di Pierino e la sua facilità di andare in rete non ce l'ha avuto. Certo, attenzione che lui nel primo anno molti possono dire ma 15 gol sono pochi, Pierino segna 15 gol ma con 23 partite, non con 30. Infatti, no, ma lui stava al Savona e viene chiamato al Milan, lui era cresciuto nel vivaio del Milan e comincia il campionato iniziato.
il campionato è iniziato discretamente per il Milan con dei risultati buoni, però certamente con il suo arrivo c'è il salto di qualità e a quel punto il Milan diventa irresistibile. Certo. Vince il campionato con 9 punti di vantaggio sul Napoli. Lui fa il suo esordio nel Milan il 18 di settembre del 1966 in un Milan-Venezia terminato 2-1, dove sbaglia più di qualcosa e Rocco infuriato lo manda a Savona, no? A farsi le ossa, e a Savona lui segnerà 15 gol facendo un campionato strepitoso in Serie B, quindi torna al Milan e vince tutto, quindi insomma è stato un predestinato, via. Sì, non c'è dubbio, alla sua età, lui a 23 anni aveva praticamente già vinto tutto, non è una cosa che non che è tutti da tutti i giocatori abbiano realizzato, insomma, sono prestazioni che dimostrano che la stoffa c'era e come, e poi certo ha trovato anche l'ambiente adatto per potersi esprimere al meglio, e quel Milan guidato da Nereo Rocco e con Gianni Rivera che naturalmente illuminava il gioco con il suo talento formidabile. Certo, allora concludiamo la nostra chiamata con una domanda a Cristiano Prati. So che tu volevi chiedere a Cristiano un pensiero. Sì, volevo fare una domanda un po' personale a Cristiano Prati in ricordo di suo padre. Suo padre purtroppo ha dovuto terminare la carriera relativamente presto per i problemi fisici, dopo il Milan passò alla Roma, anche a Roma era amatissimo dai tifosi, però a un certo punto le difficoltà dal punto di vista proprio del fisico lo costrinsero ad abbandonare. Ecco, io volevo chiedere a Cristiano, quando questo avvenne, lui era dispiaciuto per il fatto che il padre insomma non poteva più esprimersi al meglio nel calcio che amava tanto, oppure tutto sommato pensò che in questo modo avrebbe avuto il papà più vicino? Bene, perfetto. Il tuo augurio a Pierino di buon compleanno? Il mio augurio a Pierino è che lassù nella nuvoletta dove si trova possa vedere nuovamente un Milan vincente come quello in cui lui giocava e magari festeggiare insieme a Nereo Rocco, abbracciarsi ogni volta che il Milan segna. Guarda, mi piace immaginarlo oggi in campo contro la Juventus, lui, Anguilla, Maldera, Chiodi e tutti i nostri eroi rossoneri, insomma, e magari festeggiare il suo compleanno con una bella vittoria sarebbe è un sogno, insomma. Ma la vita è bella perché perché si può fantasticare, no? Rimanendo comunque. Vediamo che cosa succede stasera con il Parma. Ecco, sarebbe bello se magari i milanisti riuscissero a portare a casa una vittoria e la dedicassero alla memoria di Pierino. Certo, Pierino è anche un altro grande che ci ha lasciato, che è nei nostri cuori perché fece 2 gol ma pesantissimi contro l'Inter. Sai che sto parlando, certo, parliamo di Paolo Rossi, di Pablito, che è stato diciamo il portabandiera di un'Italia insomma che si risollevava all'inizio, sì, degli anni 80 con questa sua poi caratteristica di opportunismo straordinario, capacità di sgusciare, di trovare il momento opportuno per segnare. Al Milan lo abbiamo avuto quando ormai era in fase calante, però quei 2 gol contro l'Inter nel derby a molti hanno ricordato proprio quella sua prestazione straordinaria contro il Brasile, i 3 gol contro il Brasile che furono la svolta decisiva del Mondiale di Spagna nel quale gli azzurri si laurearono campioni. Fu una piccola rinascita del Milan, rinascita totale, che arriva col gol del nostro immenso Attila, che guai chi me lo tocca, che io adoro al pari di Pierino, quando fece quel gol sontuoso a San Siro spiccando, sì, il volo. Alcune caratteristiche soprattutto nel colpo di testa c'erano, sì. Pierino secondo me tecnicamente era superiore, sì, ad Atte, che era un giocatore di straordinaria generosità, però forse un po' limitato dal punto di vista tecnico. Certo, allora Antonio io ti ringrazio, ti abbraccio e so già che stai pensando speriamo di non sentirci più per oggi. Comunque senti, non lo so, è la tecnica che ci sta un po' tradendo. Sì, infatti. Arrivare a conseguire il risultato. Dai, ti auguro una buonissima domenica che finisca alla grande col Milan vittorioso. Dai, un abbraccio. Vediamo stasera. Ciao Antonio, grazie di cuore. Ciao. Perfetto, ma io direi che anche lui ha avuto parole lusinghiere, ma come si fa a non avere parole belle per il Pierino Prati
rosso-nero, ma anche giallo-rosso, io dico financo fiorentino, perché a Firenze purtroppo tuo papà, virgolettato, non è stato trattato benissimo, no? Perché gioca poco, perché lui era un pallino di Mazzone, Mazzone poi viene esonerato, al suo posto arriva Mazzoni, c'è questo gioco di parole quasi, no? Solo che con Mazzoni tuo padre rimane in tribunale. Ecco, a me mi ha fatto una grande rabbia, io ero un ragazzino e qualcosa ricordo, e mi dicevano, ma perché non lo fanno giocare? Tanti di noi speravano che Pierino potesse tornare nel Milan. Io una volta lessi sulla Gazzetta dello Sport un articolo piccolino di spalla, la stagione era 79-80, quindi Milan impegnato in Coppa dei Campioni, e questo trafiletto diceva: Pierino Prati si offre per la Coppa dei Campioni del Milan. Pierino che giocava nel Savona in quella stagione, giusto? 79-80. Ecco, io chiesi a tuo padre, chiesi Conte questa cosa, mi disse no, non è vero, però non lo so, mi dà l'idea che non ha voluto dirmi tutta la verità. Ecco, tu cosa sai di tuo papà a fine carriera? Ma io so che, vabbè, a Firenze, come ho detto prima, io andavo con lui allo stadio, mi sono innamorato della Fiorentina, però effettivamente lui aveva rapporti con Mazzone. Mazzone era stato esonerato e non c'era stato feeling col nuovo allenatore, ed è tornato a Roma, perché lui era di proprietà ancora della Roma. Sì. E mi ha detto che è andato a Savona perché il Presidente della Repubblica, Pertini, è di Savona, di un paese, sì, di provincia di Savona. Stella. E chiese al vecchio proprietario della Roma, il Presidente Anzalone, di dare una mano a Savona per farlo un po' risalire la china nelle serie minori. E Anzalone praticamente diede mio padre, quasi credo gratuitamente, a Savona, che era in C2. Ma tuo padre... Lui ha fatto ancora nei miei campionati. Tuo padre come prese questa cosa? No, lui, io mi ricordo che era contento di tornare a Savona. Infatti anche noi avevamo quasi pensato di trasferirci da... Noi vivevamo in Brianza, andare a Savona con lui e stare lì con lui e poi fermarci anche lui quando avesse smesso di giocare. Certo. Poi non è andata così per altri problemi, però... No, lui era felicissimo di tornare a Savona. Savona è stato bene quando è andato la prima volta, che aveva 18 anni, ed è tornato a fine carriera, si è trovato altrettanto bene. Allora, insieme a Salerno, Savona è stata la sua scuola di, diciamo, per apprendere il calcio professionistico. Certo. Poi è tornato a Milan e vabbè, lì ha spiccato, diciamo, il volo verso una grande carriera. Senti, papà va in America nel Rochester, gioca poche partite perché sta due mesi in sostanza, e un gol lo abbiamo visto, quello famoso contro i Cosmos di Chinaglia, con un bel colpo di testa, quindi fa danni anche in America Pierino Lapeste. Poi torna e decide di appendere le scarpette al chiodo. Cariotti ti chiede, è stata più grande... Cioè, l'hai sentita, no? La sua domanda. Era di più la gioia di averlo a casa o il dispiacere, più grande il dispiacere di aver perso il papà campione che giocava a pallone? Ma sinceramente era un po' triste perché smetteva di giocare a pallone, perché comunque lui, il calcio è stata la sua vita, tant'è che una volta smesso ha fatto allenatore, però l'ambiente che conosceva lui del calcio non è l'ambiente che stava diventando, tant'è che poi, diciamo, il calcio dei grandi l'ha abbandonato e si è dedicato alle scuole calcio con i bambini. Vedi che lui è buono, tappati le orecchie, quando lui parla siamo lì noi, che va lì a dirgli che non deve far così, capito? Dai, vieni tranquillo che devo tirare sul tavolo, aiutali, no? Dai, mica giochi per lui, giochi per te e per i tuoi compagni. Eh? Oh, guarda. Vedi il voto, vedi che è il mio voto, che se litiga con tutti, non gli va bene niente. Eh? Te fai il tuo, che stai facendo bene, dai. Ecco, quando vedi quel video cosa provi? Ma io riconosco molto mio padre, perché lui è veramente
così, sembra un po' chiuso, un po' buro però sulle sue, ma poi ama i bambini, per cui chi ama i bambini ha una sensibilità che va un po' al di là di quello che possono essere i rapporti con le persone adulte, anche perché lui, secondo me, è anche un po' chiuso, visto un po' i rapporti con le persone, non sai mai fin dove puoi arrivare, perché lui, essendo una persona famosa, io ho visto tanta gente attorno a lui che non gli volevano veramente bene. Purtroppo. Erano sempre quelle amicizie molto, molto interessate, e lui sapeva queste cose, voglio dire, per cui era un po' la sua difesa. Gente che ama brillare di luce altrui, non di luce riflessa, dico certo, sempre. Certo. Essendo io un personaggio dello spettacolo, conosco bene questa tematica. Sai bene. Infatti, guarda, io con tuo papà, quando ci incontravamo, era festa, no? Perché io non avevo bisogno di lui e lui assolutamente ancora meno aveva bisogno di me, no? Quindi eravamo due realtà di due mondi diversi che si incontravano, ma era gioia, perché io gli facevo le imitazioni, lui mi raccontava le cose del Milan che io dovevo ascoltare, quindi eravamo ci abbracciavamo, no? In tutti i sensi. Ma questo era tuo padre, quindi lo conosci meglio di me. Allora, adesso a riguardo andiamo con l'ultimo contributo video di tuo papà, con la persona che forse più di qualsiasi altro ha vissuto tuo padre negli ultimi anni. Vuoi annunciarlo tu chi era questo bravo ragazzo? Otello, il suo braccio destro nelle scuole calcio negli ultimi 15 anni almeno. Ecco, andiamo a vederci questo contributo veramente toccante di Otello. Un saluto a Otello di Remigio. Otello è stata una parte importante della vita di Pierino Prati, no? Perché hanno condiviso parecchi viaggi, parecchie emozioni soprattutto. E tu eri presente in un video che ha fatto storia, che ha fatto epoca, è il famoso video del bimbo che piange che Pierino rincuora. Ci vuoi raccontare? Certo. Tu c'eri? Certo, io ho condiviso, diciamo, quasi 20 anni insieme nella mia vita sportiva, dal 2000, 2017, 2018. Abbiamo fatto tantissimi camp in Italia, all'estero. Mi ricordo tantissimo quelli di un'avventura incredibile in Guatemala e in Costa Rica, che il Milan andava per la prima volta in questi paesi, ha chiamato noi per andare lì. Una cosa incredibile, degli aneddoti incredibili. Lui e i ragazzini avevano una sensibilità incredibile. E diciamo che la cosa più importante di lui era la semplicità e l'umanità che aveva con questi ragazzi qua. E sapeva essere un simbolo per loro, ma non lo faceva mai pesare, anzi lui andava lì, qualche ragazzo aveva qualche problema, lui era sempre lì a lasciargli la scarpa, oppure anche per una parola di conforto se piangeva, ma veramente era molto sensibile, una persona veramente in gamba, ecco, veramente grande. Cos'è che ti ha colpito di più, l'uomo o il calciatore? Cioè il mito o l'uomo? Sotto un altro aspetto, non quel mito del calciatore, anche se di riflesso, vedendo tutte le persone che vedevano un digno nel calcio, i tifosi, e io l'ho visto sotto un altro aspetto, aspetto umano, e l'ho apprezzato moltissimo, moltissimo, perché lui quando capiva di aver regalato magari una gioia a un ragazzo così, per lui era la soddisfazione più grande, e diciamo che la sua umiltà, la sua umanità, la sua disponibilità verso tutti lo rendeva ancora più grande del calciatore, secondo me, perché l'ho visto sotto questi aspetti qua, e diciamo era un punto di riferimento per me, è stato e sarà sempre un punto di riferimento per me. Il tuo ricordo più bello con Pierino? Ma ne ho tantissimi, e io mi ricordo per esempio che fanno ridere, che fanno veramente sorridere, è il viaggio che abbiamo fatto in Costa Rica per la prima volta, era il 2002, e io avevo una paura tremenda di andare in aereo, no, non ti preoccupare, mi diceva, sì, ma le valigie, tutta la roba nuova del Milan che c'ha, non ti preoccupare, ho viaggiato tante volte, io non succederà niente, facciamo scala a Città del Messico, San José di Costa Rica, arriviamo là, passa un'ora, due ore, il suo bagaglio non c'era più, era stato perso, arriviamo al nostro camp,
lui non aveva neanche le mutande, le calzini, niente, e per una settimana ho dovuto dare io tutta la mia roba, lei mi sa che fatto in quella settimana là. Ma poi sempre in quel camp lì, allora arriva a metà settimana, andiamo a fare una festa in un locale, 500 persone, e lì c'era un complesso, un gruppo di musicisti, italiani che da tanti anni erano là, no? Non vedono Pirino, gli dico, ma Pirino, là sei tu, sì, oh, uno grande, così colà. E io, oh, adesso gli faccio uno scherzo a Pirino. Ah, guardate che oggi è il compleanno di Pirino, ma era già gennaio, quindi no, era già passato il compleanno. Non ti dico, ho cominciato compleanno, felice con la torta, tutti 500 persone sopra le panche a farci il compleanno, una roba incredibile. Ma il tuo è un diario di viaggio strepitoso, perché ci sono ricordi incredibili. Qualcuno me l'hai detto tempo fa, qualcuno lo stai tirando fuori adesso, ce n'è un altro meraviglioso che vorrei che tu raccontassi. Beh, questo è incredibile. Allora, finito il camp in Costa Rica, il gestore ci offre un fine settimana a Tamarindo, nella parte dell'Oceano Pacifico del Costa Rica. C'è un viaggio da fare di 600 km. Ci organizza il viaggio, però il giorno che dovevamo partire c'era lo sciopero dei trasporti, e saliamo su un pullman vecchio di linea con dentro alcuni contadini che avevano delle galline, tutto un viaggio di 6 ore incredibile. C'era Pirino che non ne poteva più. Arriviamo in questa località sul Pacifico, guarda, pochissima gente, e lui mi dice, dai, andiamo in spiaggia a vedere. Andiamo in spiaggia, non c'è nessuno, vediamo una piccola baracca di legno giù in fondo con 2-3 persone fuori, e era un piccolo bar. Arriviamo là, il gestore si volta, aveva un bicchiere, non so, di birra in mano, lascia cadere il bicchiere, si frantuma a terra e dice, Ambedi, di Pirino Prati. Insomma, lì era un tifoso, tifosissimo della Roma e di Pirino Prati, che gestiva lì da 20 anni quel locale lì, quel piccolo locale lì, se si può dire, e quando ha visto Pirino, Pirino è scoppiato in lacrime, l'ha abbracciato, ha fatto una festa incredibile, in un posto in capo al mondo, non sapeva neanche che esistesse questo posto qua, per dirvi com'era conosciuto Pirino nel mondo, veramente. E pensare che aveva smesso di giocare da tantissimi anni, perché lui smette di giocare in Serie A. Proprio nell'immaginazione della gente. Credo che abbia fatto tanto il periodo milanista. Sicuramente, anzi, è lì che Pirino è esploso. A 23 anni aveva già vinto tutto. Non è ma da certo, era la sua casa lì. Lui mi diceva sempre, no, che c'era un gruppo di giovani e un gruppo di vecchi in quel Milan là, no? Sì. E chi faceva da trade union, che li faceva, diciamo, gestire bene così, era Angelo Anguilletti, che si metteva sempre, mi diceva sempre, guarda, l'Anguilla si è messo là, faceva parte dei vecchi, però veniva sempre con noi, ci dava una pacca sulle spalle, giocava con noi, era quello che univa i due gruppi. L'Anguilla era un mito, guarda, un altro pezzo di cuore che ci ha lasciati, Anguilla. Amicissimo di Pirino, e mi ha fatto fare un camp anche con lui, e Pirino, una settimana incredibile. Che questa, immagino, perché Anguilla era uno spasso, guarda, era una persona, era un amore d'uomo, guarda, veramente. Faceva sempre scherzi anche lui, sì, guarda, sì, una sì. Roba incredibile, guarda, veramente. Senti. Ma sai cosa? Io li vedrei adesso, guarda, credimi, conoscendoli, li vedrei dietro Mare su in Paradiso, dietro la casa di San Pietro, lì, San Piero è il santo di Pirino, a giocare un campetto lì tra di loro e d'assere di Santa Regione, guarda, la roba. Sicuramente, con il Paron dietro arrabbiato che li rincorre. Senti. Allora, tu mi hai mandato una domanda per... sei l'unico che mi ha mandato una chat, nella chat, cioè, per Cristiano, se non riesco a collegarmi, la domanda è questa. Te la leggo così vediamo se è giusto quello sì. Che ho capito. Tuo sì. Padre lo avresti voluto allenatore di grido in Serie A oppure sei contento così? E questa è la domanda che vorrei fare a Cristiano, giusto? Sì. Ok, allora ho colto bene il senso della cosa, dai. Allora, giriamo la domanda a Cristiano, concludiamo con l'ultimo pensiero su Pirino, da parte tua. Ma guarda, io penso che
lui abbia dato tanto nella sua vita, non solo da calciatore, da uomo, e ti dico, non so quanti bambini abbia conosciuto, quanti ragazzi abbia conosciuto, perché ne conosceranno dai mille quasi ogni anno, mille ragazzi nuovi, quindi una marea di ragazzi, e tutti questi si porteranno con sé un ricordo di Pierino che l'accompagneranno tutta la vita per la sua umanità e per la sua voglia di aiutare le persone. Veramente una grande, grande, grande persona, e lo porterò sempre con me per tutta la mia vita. Dai, allora Otello, io ti ringrazio, ho voluto chiudere con te perché è giusto così, tu sei l'ultimo che ha goduto di Pierino Prati in ogni modo, possiamo dire. Anzi, quando vedo te, io ho sempre in mente dopo quella giornata che abbiamo fatto. Per me sei un amico di Manassa. Ma ti ringrazio. Anzi, oggi ho trovato il modo di scaricare e ti mando le foto finalmente. Foto. Ascolta, io volevo solo fare questo: ciao Piero, sempre nel mio cuore, una cosa così. Posso farlo, no? Devi, assolutamente. Dimmi tu il via, sei già sulla rampa. Ciao Piero, sempre qui nel mio cuore. Ciao. Ciao Otello. Ciao. Resta in linea che ci salutiamo. Resta in linea che ci salutiamo. Benissimo, parole veramente belle quelle di Otello di Remigio, giusto? Persona fantastica. Che dire, io penso che lui è l'unico che può dire che conosce tuo papà in modo viscerale, no? Perché ci siete prima tu, le tue sorelle e la tua mamma, dopo c'è lui, secondo me, o sbaglio? Io ti metterei anche Bruno Idà. Bruno, bravo, sì, certo, Bruno. Il suo braccio destro negli ultimi almeno 10 anni. Non ti chiedo nulla su quello che è stato, diciamo, questi anni accanto a Pierino, perché non ho voglia di piangere e non ho voglia di veder piangere, ma questo deve essere un ricordo gioioso di Pierino. Oggi è il suo compleanno, oggi Pierino compie gli anni, sono sicuro oggi pomeriggio scenderà in campo contro la Juventus lassù, contro la Juventus di lassù sicuramente, e mi farà il regalo, ti darà un dispiacere a te ma farà un regalo a me sicuramente. Io sono felice, anche se segna contro la Juve sono felicissimo. Senti, allora il tuo Pierino Prati, per te è stato padre, fratello, amico, confidente, tutto. Questo cosa significa oggi per Bruno? Mi manca troppo, mancano i suoi sorrisi, i suoi abbracci, tutto il suo affetto. Voi avete conosciuto Pierino Prati come un campione, un calciatore. Io ho avuto la fortuna invece di conoscere l'uomo Pierino Prati. Per me è un padre, guarda, un fratello, tutto. Certo. Tutto. E io oggi sono qualcuno e grazie a Pierino Prati. E lui da lassù sicuramente, anzi, lui, io dico sempre che chi se ne va cambia destinazione d'uso, no? Cambia soltanto la macchina, continua ad esserci ma in modo diverso, vive sempre accanto a noi, magari nella stanza a fianco, no? Però c'è sempre. Quindi che cosa gli vogliamo dire oggi per il suo compleanno, Pierino? Che si ricordi nel 2018 l'ultimo compleanno festeggiato a casa mia. Io mi ricordo, era a Roma, sono arrivato praticamente da Roma con una bottiglia di champagne e niente, abbiamo festeggiato insieme. Quello è stato l'ultimo compleanno nostro insieme a lui. E niente, gli faccio tanti auguri. Mi manca. E non manca solo a te. Allora Bruno, io ti ringrazio, grazie per aver partecipato a questa puntatona che doveva durare mezz'ora, sta durando 2 ore, ma sono felice perché io ho voluto mettere dentro qui le persone più care, quindi questo era il mondo di Pierino e questo mondo io lo voglio far vedere a tutti. Signori, questa è la gente che ha amato Pierino Prati. Posso dire una cosa, Roberto, ti ringrazio per tutto quello che stai facendo. Pierino ti voleva bene, lo sai. Lo so, ed è proprio per questo, è il minimo che io possa fare per lui. Adesso mi fai commuovere, non volevo commuovermi, vabbè, comunque un saluto, un abbraccio a te e soprattutto il più grande bacio va a Pierino Prati e a tutti i suoi
i suoi fans, che non sono pochi. Io ieri sera ho messo il post del suo compleanno, è stato una marea di auguri. Se pensiamo che Pierino Prati ha smesso di giocare 40 anni fa, io credo che questa è potenza, la potenza del calciatore è diventata potenza di cuore. Sì, sì, assolutamente. Beh, stiamo parlando di uno che a 23 anni aveva vinto tutto, ma proprio tutto. Quindi, insomma, questo è rimasto nel cuore della gente, dei milanisti soprattutto. La gente ha conosciuto Pierino a livello calcistico. Io l'ho conosciuto a livello calcistico vedendolo giocare e l'ho vissuto a livello umano. Persona splendida. Tu sicuramente più di tutti, io anch'io posso dire, ho avuto la fortuna di conoscere il campione e l'uomo. Noi siamo fortunati perché abbiamo goduto veramente di un angelo prestato al genere umano. Per carità, con tutti i suoi limiti, i pregi, i difetti che possiamo e abbiamo tutti li abbiamo. Ecco, quindi detto ciò, però l'importante è il cuore e Pierino ne aveva davvero tanto di cuore. Quindi ecco perché oggi siamo qua a ricordarlo e col sorriso sulle braccia, tu sulle labbra, scusa. Tra l'altro, tu non lo sai, concluderemo questa, adesso chiuso con te, mandiamo l'avatar di Pierino Prati che saluta e ringrazia, me l'ha chiesto espressamente Cristiano e io sono felice che abbia voluto l'imitazione di suo padre. Chiesta da lui, è una cosa che mi fa piacere e quindi d'ora in poi spesso e volentieri rivedrete Pierino, certamente sotto forma di cartone animato, ma è un modo per tenerlo tra noi e penso che sia d'accordo anche tu, insomma. Certamente. Dai. A voi, va bene. Grazie. A voi, persona potente. Ti ringrazio. Senti, un bacio alle tue donne. E mi raccomando, quando finisce il lockdown mi prendi un set di candele alla fragola. Quello mi è gusto da voi. Alla fragola, va bene? Va bene. Comunque ho trovato una alla banana pure. Ottimo. Va bene, un abbraccione e buona domenica. Ciao. Ciao, un bacio alle tue donne. Ciao. Bruno, che tra l'altro è stato vicino fino alla fine a tuo papà e questo gli fa... Sì, lui da quando si è trasferito qui al nord, perché lui viveva al sud, è stato veramente un simbiosi con mio papà, è stata una persona che gli ha voluto tanto bene, in maniera disinteressata, e mio papà lo sapeva. E mio papà, le persone che lui frequentava, sapeva che erano persone che da lui non lo apprezzavano perché era Pierino Prati, non il calciatore, ma l'uomo. Certo. Poi quello che ha fatto durante la sua carriera. E questo io a Bruno stavo sempre grato per quello che ha fatto per mio padre. Guarda, stai dicendo cose non vere di più, perché io quando incontravo papà c'era sempre Bruno con lui. L'unica volta che non ho visto Bruno all'ultima cena che purtroppo feci con tuo padre. E quella sera tuo papà, mentre mangiamo, a un certo punto fa: Vale, c'è una cosa per te. L'unica volta che io sono arrivato senza un pensiero, tu li avrai visti in casa, no? I DVD, sì, le foto sì, che gli portavo, eccetera. E mi fa: Vale, c'è una cosa per te. È andato in macchina e mi ha portato... Scusa. Mi ha portato il suo libro, l'ha autografato e me l'ha dato. Quindi credo che sia... Era così mio lui, era così, è un'umiltà sconvolgente per quello che poteva fare, perché c'è gente che si atteggia avendo fatto molto meno. Certo, lui era così. Qualcuno si è approfittato di lui, ma questa è la vita, caro Cristiano. Ma noi prendiamo solo le cose belle. Quindi finisce qua questa nostra chiacchierata, insomma. Sì, però guarda, oggi che è il suo compleanno lo volevo ricordare in maniera diversa, e per quello che volevo che tu, che cioè devo dire che neanche i giornalisti di grido conoscono mio padre e gli hanno fatto interviste così approfondite come le hai fatte te, per cui ti faccio i complimenti, sei veramente, oltre che un grande imitatore, un grande giornalista, anche se non è il patentino da giornalista. Ti ringrazio. E volevo ricordarlo in maniera diversa, tant'è che ho chiesto a te se potevi fare un suo avatar, perché io me lo voglio ricordare come se fosse accanto a me ancora. Ecco, per cui... specifichiamo per chi non lo sa, l'avatar è la figurina
di tuo papà doppiata da me. È una cosa che ho fatto volentieri. Ho immaginato questa intervista tra Bruno Pizzul, il tuo padre, e ne è venuta fuori questa cosa. Ripeto, su tua richiesta, la cosa mi fa veramente piacere, perché dovremmo smetterla tutti, no? Quando qualcuno se ne va, di non scherzare neanche perché non c'è più. No, non è giusto. Certo, rispettare la memoria, ma questo è anche un modo, secondo me, diverso, finalmente bello e gioioso di, certo, tenerlo con noi. Questo è un modo di tenere con noi che abbiamo amato, e mi fa piacere che tu me lo abbia chiesto. No, ma hai perfettamente ragione, anche perché credo che la tecnologia, quando ci può dare una mano, ce la deve dare. Voglio dire, in questo caso purtroppo non me lo può far tornare in vita, però vederlo che si muove, che apre la bocca, che sorride, che magari imiti la voce, per me è ancora più presente, anche se io ce l'ho sempre accanto a me. Certo, ma poi la cosa che io adoro di te è che quando se n'è andato, io ti ricordi, ti chiamai e ti dissi: gioco il campionato virtuale, posso tenerlo in campo? E tu, certo, mi hai detto assolutamente sì, perché è un modo di tenerlo tra noi. E questo è meraviglioso, certo, e spero che anche altri, io mi auguro il più lontano possibile, possano dirmi sì, perfetto, va bene. Qualcuno ha fatto un po' il sostenuto in passato, no, preferisco... questo è solo un modo di ricordarli, perché secondo me apri il computer, vedi una partita virtuale e trovi in campo Pierino Prati, Paolo Rossi, che purtroppo è mancato in questi giorni, eccetera, è una cosa bella. Certo, se uno ci lucra, allora è giusto dire di no e fare tutte le azioni del caso, ma nel mio caso sono video che faccio col cuore e che metto in rete in modo assolutamente gratuito, e ci mancherebbe. Sono stato io che ti ho chiesto di fare qualcosa di diverso, assolutamente. Ecco, e poi diciamo anche, purtroppo il Covid ci ha portato via una cosa importante, che domani avremmo dovuto presentare il libro su papà, che sto scrivendo io, e la spostiamo quando finisce questa cosa, anche perché faremo una presentazione importante con ospiti giusti, con le maglie di tuo papà, e quanto è giusto che ci sia. Andiamo con l'Apex. Sì, le due squadre alle quali segnavo spesso erano la Roma e il Bologna. Mi ricordo che quando dovevo giocare contro di loro ero contento, perché più delle volte ho fatto anche delle doppiette a queste squadre. Quindi diciamo che mi scatenavo, non lo so perché, proprio con Roma e Bologna, e poi ironia della sorte sono finito a giocare proprio nella Roma. Però ho proprio un ricordo preciso che con queste squadre mi scatenavo. La squadra che in Serie A mi ha messo più in difficoltà è senza dubbio è stata la Fiorentina. Anche qui, proprio per uno strano caso del destino, ho chiuso la carriera proprio a Firenze. La Fiorentina mi ha sempre messo in difficoltà, anche perché avevo questi due difensori, prima Rogora e poi Galdiolo, che mettevano veramente in difficoltà. Io ricordo un Milan-Fiorentina, forse l'esordio di Galdiolo, dove mi marcò veramente stretto e mi fece due entrate che volevo uscire dal dolore al ginocchio. E poi mi ricordo che la lastra aveva, si vedeva che c'era un danno piccolo, di piccola entità. Infatti poi sono tornato tranquillamente a giocare, però insomma mi aveva lasciato la firma il buon Galdiolo. Ma Milan-Juventus era una partita che io sentivo molto, che soprattutto mi piaceva giocare, perché quegli anni lì Milan e Juventus erano le squadre più forti del campionato, quindi insomma era un ribadire la propria leadership da parte nostra o da parte loro, ed erano sempre partite spettacolari. E mi ricordo che in una di queste mi diedero il trofeo De Martino, che era per il giocatore più giovane e bravo
di quell'annata, e quindi che ovviamente faccio riferimento all'anno che abbiamo vinto lo scudetto, quindi insomma quello fu per me l'inizio di una carriera che veramente mi ha dato tutto e la quale sono, non posso che essere grato, insomma. Ma la Coppa dei Campioni del 69 è stata una coppa sudata, una vittoria stupenda, proprio perché abbiamo battuto le più forti. Mi ricordo la partita col Celtic a Milano, che abbiamo fatto 0-0, ormai ci davano tutti per spacciati perché dicevano a Glasgow il Celtic vince, e invece abbiamo vinto noi in casa loro. Mi ricordo il gol, ho preso questo passaggio, io sono scattato e questi due difensori dietro che mi correvano, sentivo il fiato sul collo, poi però ho battuto il portiere del Celtic e passammo il turno e fu meraviglioso. E poi la partita seguente abbiamo trovato il Manchester, anche qui una partita, una sofferenza nel ritorno. In due partite avevamo battuto i campioni d'Europa di due anni prima e i campioni in carica, che erano i campioni di due anni prima del Celtic, e i campioni in carica che era il Manchester. E poi in finale abbiamo battuto l'astro nascente dell'Ajax, che da lì a poco avrebbe comandato in Europa e nel mondo, insomma. Quindi tutto sommato sono felice di questa mia carriera. Ma la nazionale sono felice perché ho conquistato il campionato d'Europa, avevo 22 anni, ero già campione d'Europa con la nazionale. E nel 70 in Messico io ho insistito in tutti i modi con il mister, con Valcareggi, gli dissi: mister, mi faccia giocare, io e Rivera non abbiamo mai perso una finale contro il Brasile, volevo giocare. Mi faccia giocare, non abbiamo mai perso una finale, ma non c'è stato niente da fare, non dico che avremmo vinto, per carità, però sentivo che avremmo potuto dire la nostra, però insomma è andata così, va bene lo stesso. Ma dopo ho fatto l'allenatore per i ragazzi, ed è stato bello quanto il calcio. Certo, giocare è meglio, però anche qui ho girato il mondo, io e l'amico Otello di Remigio, e quindi insomma abbiamo portato il Milan nel mondo, e il Milan l'esperienza, ed è bello insegnare ai bambini, perché i bambini ti seguono, e i bambini sono il nostro futuro, quindi sono stato felice di averli plasmati, insomma. Gli amici tanti, tanti, su tutti Bruno Idà e Otello di Remigio, che sono stati sempre con me negli ultimi tempi, quindi insomma ci siamo anche divertiti tanto. Poi Roberto Valentino con le sue imitazioni del Paron, è stato tutto meraviglioso, tutto è meraviglioso. Grazie a tutti per gli auguri. E ci rivediamo al prossimo video. Un abbraccio da Pirino Prati. Beh, caro Cristiano, io sono contento, credo di anch'io di aver fatto di tutto e di più in questa puntata incredibile, eccezionale, perché abbiamo avuto i compagni di viaggio di tuo padre. Ieri sera, appena ho messo fuori il post, non so se hai avuto modo di vedere, una valanga di post subito di auguri per tuo padre, per il suo compleanno di oggi, ed è una cosa meravigliosa. La pagina Facebook che ho creato per tuo papà va benissimo, anche perché all'interno ci sto mettendo dei file, ad esempio il primo gol in Serie A, che ovviamente è rifatto da me. Però è comunque storia ed è giusto riproporla, perché comunque io devo sostituirmi a quei mezzi che allora non c'erano per tenere sempre vivo il nome di papà. Io penso che lo chiamavo papà una volta,
non dico quale, quando una delle tue bellissime sorelle non era fidanzata, era da sola, venne a mangiare con lei in trattoria. Io lo vidi, e lo so anch'io, lo abbracciai e dissi: ah, come mi piacerebbe chiamarti papà, ma non c'è stato niente da fare. Va bene, senti, allora un bacio anche alle tue splendide sorelle, alla mamma, a te. Grazie, e tanti, tanti cari auguri, Pierino. Auguri, papà. Ciao, grande. Ciao, grazie, grazie ancora di tutto. Di niente, ciao. Bene, grazie a Pierino Prati, è stato un viaggio veramente bello, forse un po' lungo, ma certamente romantico. Perché viaggiare nei ricordi è sempre bello, qualche volta è struggente, qualche volta fa un po' male magari, ma comunque ricordare fa male perché si pensa che questa persona non ci sia più, invece Pierino continua ad esserci proprio grazie a tutti i messaggi d'amore che i suoi fans mandano. E concludiamo con quest'ultimo pensiero, è un pensiero da pelle d'oca, è un frammento di un video che vede insieme Pierino Prati, Angelo Anquilletti, felici al ristorante. Ecco, noi abbiamo voluto immaginare che questo video ce lo abbiano mandato loro due, dall'assù, dal ristorante Paradiso. Ciao Pierino, tanti cari auguri di buon compleanno e abbraccia e bacia per noi anche Angelo Anquilletti. A tutti voi un grazie per esserci stati, se vi è piaciuto date un like a questo video e condividetelo. E magari un pensierino su Roberto Valentino, su come ha lavorato. Grazie, un abbraccio dall'avatar di Bruno Pizzol. Io quando ero tu giovane. Oh, l'avevo preparato. Vedi? Sono stato marcato da te qualche volta, io mi ricordo. Sì, ma però ho sbagliato, sì, ho sbagliato con qualcuno. E meno male che con te non l'ho fatto, a dire che il pallone quello bianco era fatto. Perché non l'avevi mai visto? Perché non l'avevi mai visto te? Tanti saluti a tutti! Ciao! Ciao! Ciao. 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 Beside